Eccoci qua, puntata importante di Piazza Buio, da tanti ospiti, da Ferruccio De Bortoli, Antonio Padellaro, da Matteo Richetti a Michele Ainis, Alessandro De Angelis, Barbara Serra, Stefano Feltri, in retroscena delle trattative per formare un governo, ma anche un viaggio per capire, per comprendere come e perché hanno vinto i 5 Stelle. Ci vediamo tra pochissimo. Buonasera. Buonasera e benvenuti a Piazza Pulita. Guardate, per capire come e perché e dove hanno vinto i 5 Stelle, basta ascoltare queste voci, guardare queste facce, le facce di questi giovani italiani accorsi in massa in 22.000 a Roma, a un concorso pubblico dell'INPS. Alessandra Buccini. Da dove venite? Dalla Sicilia. Da Agrigento. Da Bari. Salerno. Da Catania. E dalla provincia di Caserta. Sì, comunque l'Italia fa schifo e dobbiamo ridurci a fare questo concorso alla tenera età di 30 e passanti. Movimento dell'Italia, della politica italiana. E l'Italia al declino. Tentiamo di avere un lavoro stabile perlomeno. Purtroppo da precari bisogna, queste cose bisogna farle, bisogna tentarle. Siamo tutti quanti a tempo determinato, contratti co-co-co che non ti permettono una garanzia, una stabilità. Laureata in cosa? In scienze politiche, abilitata come consulente del lavoro. Noi stiamo studiando per il concorso in magistratura. Praticante avvocato, ho fatto l'esame, sono in attesa dei risultati. La situazione del lavoro qual è? Cioè, voi siete disoccupati adesso? Sì, io sono un commercialista, lui è un avvocato, anche lui è un avvocato. Solamente che la precarietà in Italia ormai ci affoga. Cioè, tu non ti sei disoccupato o precario? Io sono avvocato. Nonostante uno abbia un lavoro che sia o da libero professionista o da semplice subordinato, ha sempre il sogno di questo posto fisso statale, perché altrimenti non c'è assolutamente la possibilità di fare un progetto di vita. Tu fai l'avvocato durante la settimana e poi fine settimana lavori? Venerdì, sabato e domenica lavoro in una catena di fast food. Tempi ben, di crescita produttiva, si guadagna uno stipendio decente, intorno ai 700-800 euro, ora si arriva alla metà. L'anno scorso ho dichiarato 1.500 euro. 1.500 euro? L'anno scorso, tutto 12 mesi 1.500 euro, quindi sono 110 al mese. Posso chiedervi i vostri figli quanti anni hanno, qual è la situazione loro? Io ho 35, 34. Disoccupato. Disoccupato. Disoccupato in che senso? Tre lavori, contratto a termine, 400 euro al mese. E quando moro io che non sto bene, che cazzo gamba quello? Ho un nipotino di un anno, che caspita gli dico? Che il padre pure lì è in bilico, che mangia? Ai miei tempi, dopo il quarto giorno lavoravo, andavo in catena, ero diplomato, dopo sei mesi ero in ufficio. Se ti facevi il mazzo avevi la riconoscenza, però vedere una generazione che la cancelliamo a me fa schifo. Cioè, chi è che va convinto in questa campagna elettorale? Potrebbe essere una buona scelta il Movimento 5 Stelle a questo punto, con un reddito di cittadinanza, perché se noi entriamo al concorso la precarietà ci affoga e quindi forse un reddito di cittadinanza potrebbe darci una mano. Alla fine è un'opportunità al nuovo, bisogna darla, secondo me. 5 Stelle? Sì, tra tutti. Anche tu? Penso che la maggioranza sia quella. Ieri all'aeroporto di Palermo abbiamo trovato il nostro caro presidente, chi lo sa? Noi ci crediamo anche qui. Ah, quindi Movimento 5 Stelle convintamente tutta anche. L'unica opportunità che abbiamo è questa, ce la giochiamo anche qui, sperando che non ci deludano anche loro. Probabilmente 5 Stelle, perché sono stufo di sinistra e destra. Sono più provenza per il Movimento 5 Stelle. Ad oggi sembrerebbe l'unica speranza, è l'ultima spiaggia. Allora, guardate, se avrete la pazienza di seguirci in questa puntata vedrete delle cose piuttosto straordinarie, un viaggio che racconta davvero
la base elettorale che ha portato all'affermazione dei 5 Stelle, però intanto per poter governare Di Maio ha bisogno di una maggioranza, e la maggioranza gliela danno o i voti del PD o i voti della Lega. Di Maio rivendica il governo dicendo il Movimento 5 Stelle è l'unica forza nazionale diffusa, la più grande forza nazionale diffusa uniformemente su tutto il territorio, ma servono i voti o della Lega o del PD. E Matteo Renzi ha risposto così. Luca Bertazzoni. È ovvio che io lasci, dopo questo risultato, la guida del Partito Democratico. Questo accadrà al termine della fase di insediamento del nuovo Parlamento e della formazione del governo. Abbiamo detto in campagna elettorale no a un governo con gli estremisti. Abbiamo detto in campagna elettorale no a un governo degli estremisti. Noi non abbiamo cambiato idea. Se siamo mafiosi, se siamo corrotti, se siamo impresentabili, se abbiamo le mani sporche del sangue, sapete che c'è? Fate il governo senza di noi. Chi ha la forza per governare, se ne è capace, lo faccia. Sappiate che il nostro posto in questa legislatura è all'opposizione. Queste dimissioni di ferita. Non doveva evitare, no? Che ci fosse il giochino. Quello. Mi sembra sinceramente una volta impeccabile. Le dimissioni sono chiare, tanto che lunedì ci sarà la direzione. Sì, però Renzi temeva un'alleanza, diciamo, di PD 5 Stelle, questo volevo solo capire. C'era la possibilità, secondo Renzi, che parte del partito potesse... Il Partito Democratico è l'opposizione al ruolo che ci ha dato gli elettori. Ma aveva questa paura. Saremo fedeli a questo ruolo che ci è stato assegnato. C'è Bonifazi che ci ha visto e quindi si è fatto venire a prendere dentro dalla macchina. Ma addirittura si fa venire a prendere dentro la macchina perché ci ha visto stavamo là. Non mi permetterei mai. Ma Renzi tiene in ostaggio il partito, no? Dove deve andare? Non c'è più niente da fare. Sono rimasto colpito perché, insomma, noi abbiamo subito una sconfitta storica, no? E non si è unita la direzione, non lo so, vorrei discutere, vorrei avere una sede dove discutere. Adesso leggo dalle agenzie che lunedì è convocata la direzione, la relazione non sarà tenuta dal segretario perché è formalmente dimissionario, ma segretario che formalmente si dimette ma continua a gestire la partita politica. Posso dire una cosa? Mi sento un po' disorientato. Alcuni di noi hanno detto con chiarezza che non sarebbe un tabù dare appoggio esterno ad un presidente incaricato del Movimento 5 Stelle, che mi pare sia inevitabilmente Di Maio. Non doveva evitare, no? Che ci fosse il giochino. Quello. Mi sembra sinceramente una cosa impeccabile. Allora, poi cercheremo di capire questo giochino, no? Il gesto di Renzi catturato da Bertazzoni è eloquente, insomma. Renzi dice: sono intervenuto per sventare, diciamo, una sorta di intenzione, di manovra forse alle sue spalle. Cerchiamo di approfondire, tra l'altro tra pochissimo sarà qui Matteo Richetti del Partito Democratico. Saluto Antonio Padellaro, presidente del Fatto Quotidiano. Ciao Antonio, bentornato. Ciao, grazie. Da Milano Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera. Ciao Ferruccio, bentornato a Piazza Pulita. Buonasera a tutti. Allora, prima di addentrarci poi nelle ipotetiche alleanze, sapete che Mattarella oggi ha parlato per la prima volta facendo appello al senso di responsabilità dei partiti per il bene dei cittadini italiani. Prima di addentrarci nelle alchimie, nelle manovre, però io vorrei chiedere a tutti, a voi due, diciamo, farvi una domanda più generale, cominciando da Padellaro. Cioè, che cosa significa questo quasi 33%, no, dei 5 Stelle? In che cosa sperano quei ragazzi che abbiamo visto davanti all'INPS e che sono tantissimi in tutta Italia? Qual è il sogno? Cos'è che li ha mossi davvero, secondo te? Il sogno è uscire dall'incubo in cui vivono, perché abbiamo visto in quel servizio una condizione, è stata definita vergognosa da un signore con i capelli bianchi, da un papà, perché nel migliore dei casi sono precari, hanno un precariato precario, nel peggiore dei casi sono dei disoccupati. In questi anni abbiamo parlato
del problema dell'occupazione giovanile come se fosse un fatto statistico. L'Italia ha la maggiore disoccupazione giovanile tra i paesi più avanzati d'Europa. Però non ci siamo mai resi conto che questo dato statistico corrispondeva a esseri umani di 20, 25 anni, 30 anni, in carne e ossa, che vivono in questa condizione. Ora io mi chiedo, Corrado, onestamente, senza, ormai tanto le elezioni sono passate, ma perché non dovevano votare il Movimento 5 Stelle? Questa è la domanda. Peraltro è incredibile perché quel concorso, pochissimi giorni prima del voto, si era svolto proprio nei giorni del totale fallimento del sistema dei trasporti, dei treni, per cui questi ragazzi erano arrivati dal sud con ritardi, con viaggi mostruosi, per cui diciamo consapevoli di vivere in un paese in cui non funziona tra l'altro niente, no? Per cui c'è anche molto poco da perdere dal loro punto di vista, no? Questo... Ma certamente, ma infatti è una mortificazione continua. Ma adesso, al di là delle ricette del Movimento 5 Stelle, c'è un altro dato. Guarda che il gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle è fatto di ragazzi, giovani, che questi giovani riconoscono. Cioè è un gruppo dirigente incompetente, oddio mio, chissà come finirà l'Italia, lasciamo perdere, ma sono tutti giovani che potevano essere... Loro, esattamente. E quindi c'è un'identificazione... Molto forte. La domanda, però c'è un punto interrogativo, cioè visto che oggi il Movimento 5 Stelle viene visto da queste masse giovanili del sud, si sarebbe detto una volta in un linguaggio arcaico, viene visto come l'unico punto di riferimento, è chiaro che una risposta a questi giovani, a questi ragazzi, deve essere data, perché altrimenti questo riferimento nelle istituzioni politico e elettorale, se non avrà una risposta, rischia di essere deluso un'altra volta con conseguenze imprevedibili. Disastrose. Ferruccio De Bortoli, c'è in quei ragazzi più domanda di cambiamento o più domanda di protezione? Cioè, insomma, il Movimento 5 Stelle c'è chi lo vede già come una nuova democrazia cristiana che promette a tutti, promette tanto, promette protezione, sussidio, più spesa pubblica, oppure soprattutto appunto agli italiani depressi dal punto di vista economico, oppure vista proprio come una forza rivoluzionaria che cambierà il sistema? Qual è la tua impressione? Ma io sono d'accordo con l'analisi che faceva prima Antonio Padellaro, nel senso che è un voto che è spiegato anche con la perdita della speranza nel futuro e anche molto con questo senso di esclusione. Guardate, un certo senso di esclusione anche nel voto per la Lega nelle regioni del nord, soprattutto di quella parte che si sente esclusa dai processi di globalizzazione. E quindi c'è un distacco molto forte tra una società che è proiettata verso l'esterno, che quindi partecipa alla modernizzazione del paese, che in alcuni casi è abbastanza di successo, e poi ovviamente non c'è più quasi un contatto con l'altra parte del paese. Io ho visto nei giorni scorsi un grafico abbastanza significativo in cui si vede che il consenso al Movimento 5 Stelle cresce laddove il reddito è più basso. C'è proprio un rapporto inversamente proporzionale ed è un grafico che spiega molte cose. Poi ovviamente c'è questa speranza che si richiama alle promesse dei 5 Stelle, che sono promesse difficilmente attuabili, e anzi un Movimento 5 Stelle che andasse al governo dovrebbe fare i conti con la realtà della finanza pubblica, con i vincoli europei. Attenzione tra l'altro, Ferruccio, perché questa promessa del reddito di cittadinanza noi l'approfondiremo durante tutta la puntata andando anche a vedere l'impatto che ha avuto nelle zone diciamo più depresse del paese. È una promessa che a questo punto, se dovessero andare loro al governo, non può assolutamente essere disattesa, perché avrebbe, come dice, un rinculo fortissimo sull'elettorato, però ha anche dei costi pesanti. Poi questa cosa l'approfondiremo più avanti, ma insomma... Tra l'altro c'è un passaggio, è ovvio che il tema del sostegno al reddito riguarda anche altri paesi, di reddito minimo e anche di reddito di inclusione, che peraltro per certi versi i precedenti governi hanno attuato e non era mai
accaduto prima. Però vorrei ritornare su un punto che ha toccato Padellaro prima. Questi giovani, queste diciamo masse, queste persone che hanno votato per i 5 Stelle, hanno votato per un'alternativa democratica. In altre fasi della storia del nostro paese, con crisi economiche così profonde, con disuguaglianze così ampie, probabilmente le proteste sarebbero state di altro tipo. E allora non sottovaluterei questo elemento. Il tutto avviene nell'ambito di un confronto democratico, tra l'altro sì certo, con scambi di accuse, con tutto quello che vogliamo dire, però non c'è una contrapposizione violenta. Ecco. Allora qui quando si parlerà delle possibili alternative, delle possibili maggioranze, bisognerà tenere conto anche di salvaguardare quel minimo di coesione che le forze politiche comunque, pur essendo così distanti, pur avendo due forze populiste che si sono imposte in maniera così clamorosa, comunque continuano ad avere. E bisogna stare attenti a non peggiorare la situazione. Questo ovviamente richiama il senso di responsabilità di tutti. Certo. Dovranno fare tutti un po' un passo indietro sui loro programmi e forse un passo avanti. E questo è quello a cui si riferisce, credo, proprio Mattarella, no? Non tradire comunque questa attesa, che è un'attesa che si è, anche questa rabbia si è incanalata, diciamo, in un atto, in un gesto democratico, che in qualche maniera rischia di essere tradito se dovessimo finire in una situazione di stallo prolungato. Ora, la via, diciamo, per Di Maio più diretta per andare al governo sarebbe ottenere, probabilmente, almeno questa discussione di questi giorni, l'appoggio di un Partito Democratico non più guidato da Renzi. Il Partito Democratico si è schierato nella sua totalità praticamente contro questa ipotesi, con poche eccezioni abbiamo sentito Francesco Boccia, però chiaramente i giochi poi sono ancora molto lunghe. Intanto vi voglio far vedere come i 5 Stelle vivono questa possibilità e quali sono i giochi che si stanno facendo davvero. Allora, guardate, perché questo è un pezzo di Salvatore Gulisano che ci racconta in retroscena, ma anche, come dire, i tic, le paure, le attese di questo movimento che appunto arriva a prendere quasi il 33%. Gulisano. Sono usciti i primi exit poll, il Movimento 5 Stelle è dato tra il 29% e il 32%. Eccolo, eccolo. L'urlo di gioia che si sente dalla stanza. Ecco Luigi Di Maio. C'è una resta incredibile. Oggi per noi inizia la Terza Repubblica. Voglio dirlo chiaramente, siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche, a partire dall'individuazione delle figure di garanzia che vorremmo individuare a capo delle due Camere. Qui dal Parco dei Principi sta arrivando tutto lo Stato Maggiore del Movimento 5 Stelle per parlare con Beppe Grillo. Dico, con il PD senza Renzi è possibile anche cercare i voti del Partito Democratico? E adesso nella hall c'è Max Bugani, uno dei tre soci fondatori di Rousseau. Quale sarà la strategia? Si guarda a destra o a sinistra? Qualcuno dovrete fare alleanze stavolta, no? Pubblicamente loro dicono: firmate il nostro programma, accettate i nostri ministri e tanti saluti. In realtà il Movimento 5 Stelle è disposto ad arrivare ad offrire anche degli spazi all'interno del governo. Si parla di tecnici di area vicini al Partito Democratico, o addirittura uno dei nomi che è stato fatto in queste ore è quello di Marco Minniti. E non a caso alcuni dei principali leader del Movimento 5 Stelle, proprio a ridosso della domenica elettorale, come Alessandro Di Battista, si è sprecato in elogi. È impressionante il fatto che continuino a votarmi. Davide Casaleggio, tutti i vertici del Movimento 5 Stelle sono riuniti nelle stanze riservate, stanno osservando lo schermo. In questo momento sta parlando Matteo Renzi. È ovvio di conseguenza che io lasci dopo questo risultato la guida del Partito Democratico. Si intravede Beppe Grillo, eccolo che si sta spostando in avanti per ascoltare da più vicino quello che ha da dire il segretario del PD. Abbiamo detto in campagna elettorale no a un governo con gli estremisti. Sapete che c'è? Fate il governo senza di noi. Non faremo mai accordi. Beh,
mostrino il loro valore se ne sono capaci. Con le dimissioni di Renzi sarebbe cambiato qualcosa per voi? Quella che è la nostra linea è sempre la stessa. Ma il PD senza Renzi per voi sarebbe più interessante? PD è già senza Renzi. Fai conto che non sei più Di Battista del Movimento 5 Stelle, sei uno che votava comunque il Partito Democratico, no? Adesso da incazzatore diciamo, ma lo mandate via questo che ci ha fatto perdere tutte le ultime elezioni, che ha perso sempre le ultime tre anni. Io da militante direi questo, scusate, lo potete mandare via questo che ci ha fatto perdere sempre? Comunque togliendo lui, adesso voi pure dovrete decidere qualcosa, non certo. Ma fortunatamente questo è Mattarella che andate a spiegare ora. Lui se ne deve andare, poi diventa un po', poi sì. Diciamo, diventa un po' più pacifica la situazione. Cioè, per voi comunque Renzi è un problema. Lui se ne deve andare. Il problema sì. Di Renzi è soprattutto per il partito. Sì. Lei è il ministro? Io della pubblica amministrazione. Che fate? Qual è il programma di questi giorni? Adesso di aspettare che si scannino dentro al PD. Poi quindi cambia qualcosa magari? No, a noi non ci cambia niente. Giornalista. Piazza Pulita, Piazza la 7. Pulita. Non devi dire perché stavo facendo dichiarazioni serbate, cavolo. No, vabbè. Non fanno dichiarazioni serbate. Mi dici soltanto questo, se state guardando più alla Lega o al PD. No, non si guarda nessuno in particolare. A nessuno. Ecco anche Beppe Grillo. Il ruolo di Beppe Grillo in questo momento è un po' un enigma. Ha detto che non vuole rubare la scena a nessuno, ha detto che il Movimento 5 Stelle ha un capo politico, però nello stesso tempo si è ritagliato per sé il ruolo di garante della purezza originaria e ha detto delle cose chiare. La prima di tutti, no ad inciuci. E quindi sarà interessante capire invece Beppe Grillo quali saranno le reazioni di Beppe Grillo quando invece le trattative si spingeranno un pochettino più là. Sta per arrivare Luigi Di Maio, che è venuto qui per ringraziare i suoi elettori davanti alla sede del Movimento 5 Stelle. Tutti i Movimento 5 Stelle avete votato? Sì, tutti. 65%, tutti praticamente. Sì, tutto. Di fuori a Di Maio, ci mauto. Beh, ma lei ne ha votati pure altri prima, mica di primo velo. Ma oggi ti dico a chi si carguare per pesare. No, può tradurre. Cioè, è pesante, cioè come politicamente è un uomo che merita tutto. Di Maio? Di Maio. Da solo il governo non lo può fare. Ma perché Salvini lo può fare? No, quindi? E cieco può fare quello. Che facciamo, riandiamo a votare? No, sempre troviamo una soluzione. Facciamo una guerra a larga intesa, facciamo per eterno, stiamo a posto di città. L'importanza è che la sinistra è subata per l'Asia. Ma come, mi ci alleate mo però? Purtroppo ci siamo obbligati. Col PD. Col PD? Penso. Io penso col PD. No, tutti col PD? Sì. Lega no. Lega no. Io con la Lega forse. Io l'accordo lo farei con la Lega, proprio sinceramente. No. No, io lo penso io, quello che penso io, ognuno è libero di pensare. Vabbè, dico una cosa, che deve fare? Scusami una cosa. Col PD no, con tutti tranne lo PD. Assolutamente. Ecco Luigi Di Maio che sta arrivando in questo momento in piazza Pomigliano. Eccolo sul predellino come Berlusconi. La chiamano presidente Di Maio, la chiamano già presidente. Nessuna alleanza Luigi, nessuna alleanza. Tutti quanti stanno provando o ad avvicinarci alla destra o ad avvicinarci alla sinistra, a dirci che siamo un po' più di sinistra, un po' più di destra. Noi non siamo né di destra e né di sinistra. Quelle sono categorie superate. La nostra grande sfida è andare a parlare con chi non ci ha votato e coinvolgerlo in questo progetto. E dobbiamo essere il più aperti possibile e il più accoglienti possibile. Il Movimento 5 Stelle continua le trattative col PD e le proverà tutte. Non esclude, però, quando avranno chiuso tutte le porte in faccia da parte del Partito Democratico, di tornare a guardare alla Lega Nord. In più, il Movimento 5 Stelle sa che una fetta importante del proprio elettorato è favorevole a un accordo con la Lega e hanno dei sondaggi in mano che testimoniano questa preferenza. Allora, benvenuto, buonasera Matteo Richetti. Buonasera. Partito Democratico. Allora, intanto le voglio subito chiedere, quindi Renzi lunedì ufficialmente si dimette e chi reggerà il partito da lunedì? Renzi si è già dimesso firmando la lettera di dimissione. Quindi non c'è un ulteriore passaggio, diciamo. No, la direzione prende atto, credo che il presidente del partito Matteo Orfini leggerà le dimissioni già consegnate.
e come succede in un sindaco in cui viene meno il sindaco, in un comune in cui viene meno il sindaco c'è il vice sindaco, nel senso che c'è il vice segretario del Partito Democratico che è Maurizio Martina, che reggerà il partito, che per statuto convoca, credo nel giro di 30 giorni, la propria assemblea che è sovrana. E decide la linea. L'assemblea elegge un nuovo segretario o è libera di indire nuovo congresso attraverso le elezioni primarie. Però diciamo che la linea del partito è qualcosa di abbastanza urgente, cominciando le consultazioni a breve. Sarà retto, chi è dal che vice, prende le decisioni? Sarà retto dal vice segretario Maurizio Martina. Che andrà alle consultazioni con Mattarella, diciamo. Che andrà alle consultazioni in una delegazione che la direzione decide lunedì. Senta, Mattarella ha fatto un appello ai partiti. Questo lo dico solo perché sono un po' di giorni che dimissioni finte, ad elastico, cioè è un percorso che il Partito Democratico fa sempre in occasione delle dimissioni del segretario, no? A volte si creano. Però all'inizio Renzi aveva detto queste dimissioni saranno effettive dopo le consultazioni sul nuovo governo, aveva dato adito a questa malintesa, sì, non so, magari forse lui si era espresso un'ambiguità, male, so, penso, legata al fatto che il segretario volesse dire c'è comunque una fase alla quale dare una risposta in termini di presidio che non darà e lui. E poi si apre la fase congressuale, eccetera. Però insomma le dimissioni sono già. Senta, Mattarella ha fatto un appello ai partiti, no? Pensate all'interesse generale del paese. Lei come lo interpreta questo appello del presidente Mattarella? Io lo interpreto, credo, esattamente per quello che il Presidente comunica alle forze politiche, che ci vuole una disponibilità a stare nelle istituzioni con grande senso di responsabilità, che non vuol dire dire sì al governo, al primo governo che passa sotto il naso, ma vuol dire disponibilità al dialogo con le altre forze politiche, all'ascolto delle altre forze politiche e io credo anche alla coerenza e alla serietà che è richiesta ad ognuno di noi. Quindi noi lo interpreteremo in questi termini, perché vuol dire qualunque presidente incaricato dal presidente Mattarella chiedesse un incontro, un approfondimento, una disponibilità, andiamo a sentire. Ma dal punto di vista della posizione politica, lo dico anche per la puntualità, come sempre, dei servizi che restituiscono le posizioni in campo, i sentimenti, il rispetto di chi ti ha dato il voto. L'inconciliabilità del rapporto PD-Movimento 5 Stelle non è un'inconciliabilità tattica o di ripicca perché ti hanno dato del pidiota, del corrotto e del ladro. A me non interessa questo. È un dato di serietà davanti agli italiani. Ci siamo proposti di fare cose diametralmente opposte. Il vostro servizio di prima mostra quello che Padellaro descriveva, cioè un sentimento di disperazione, di paura. Io a quel sentimento, lo voglio dire fuori dalla campagna elettorale perché non dobbiamo più chiedere dei voti, non sono per rispondere col posto fisso a tutti e con reddito di cittadinanza. Posso chiedere una cosa però, se la conseguenza di questo vostro, diciamo, questa vostra posizione nei confronti 5 Stelle, cioè mai un appoggio, qui stiamo parlando anche di un appoggio esterno ai 5 Stelle, non naturalmente entrare nel governo con, mai nessun tipo di appoggio ai 5 Stelle portasse ad un governo 5 Stelle Lega, per esempio, no? Cioè quindi un governo, diciamo, con una maggiore, con un segno di destra molto più forte, mentre sappiamo che molti elettori del PD sono andati in direzione 5 Stelle. Questo non sarebbe un danno per il Paese, secondo lei, dal suo punto di vista di uomo di sinistra? Noi non siamo chiamati ad interpretare in maniera postuma i flussi elettorali, siamo chiamati a rispettare gli impegni che ci prendiamo. Se due forze politiche che prendono voti diversi, come Movimento 5 Stelle e Lega, si pongono l'obiettivo di abolire entrambi la legge Fornero, di abolire l'obbligo delle vaccinazioni, di fare un referendum consultivo sull'euro, è giusto che su quelle cose trovino un punto di azione comune. Ma io che voglio fare cose diametralmente opposte, qui Formigli non è il problema se l'appoggio è esterno o coinvolto del governo. Io un provvedimento che dice reddito a tutti senza lavorare non lo voto né esterno né interno. Cioè è una cosa seria questa, troppo seria per parlarne in questi termini. Voglio sentire Padellaro e De Bortoli su questa posizione, se è una posizione che vi convince, se è coerente con l'elettorato che li ha espressi, che conseguenze può avere questa posizione che ci sta spiegando oggi Richetti? Ma vista dall'interno del Partito Democratico mi sembra che sia una posizione spiegabile, un po' come la sta spiegando Richetti, nel senso che il Partito Democratico esce da tre giorni fa, non tre mesi fa, ha subito la batosta elettorale
più pesante che si ricordi da quando non solo esiste il Partito Democratico, ma quando c'è il centro-sinistra. Perché anche nel 2001, con Berlusconi trionfante, ci fu un IDS guidati da Fassino, erano ridotti al 17%, se non sbaglio, ma c'era la Margherita che aveva, sì, il 10%, certo, quindi la somma faceva, 27. Faceva il 27%, quindi è un partito veramente in una situazione molto difficile. Ora, visto semplicemente come sommatoria di voti, cioè con un'addizione, non si capisce per quale motivo il Partito Democratico dovrebbe andare a fare maggioranza con i 5 Stelle per fare da stampella ai 5 Stelle. Io mi rendo anche conto che, siccome parliamo sempre di ceto politico, ma c'è anche un elettorato. L'elettorato del Partito Democratico credo sono 5 milioni di voti. Ma questi 5 milioni di persone che hanno votato il Partito Democratico, che come la pensano? Cioè, sarebbero contenti di vedere il Partito Democratico, scusate, umiliarsi e andare a, pur di restare al governo, perché l'accusa sarebbe sempre quella, attenzione, pur di non lasciare la poltrona, hanno accettato perfino di fare da stampella. Allora, questo non è possibile. Però c'è un altro discorso, e qui torniamo al discorso della responsabilità. Io vorrei ricordare che nel discorso di Capodanno il Presidente Mattarella aveva detto: c'è una pagina bianca e questa pagina bianca verrà riempita dagli italiani con il loro voto. Ma lui non parlava semplicemente, credo, di numeri, parlava anche di problemi, tipo quelli che abbiamo visto prima. Cioè, il problema, sono due emergenze fondamentali. La prima è quella dei giovani, della disoccupazione, soprattutto al sud, dove i 5 Stelle hanno fatto un plan. E l'altro problema è il problema dell'immigrazione, che è un problema molto più sentito al nord. Ora, questo nella pagina bianca hanno scritto con il loro voto soprattutto gli italiani. Come può il Presidente della Repubblica non tener conto di questo e chiedere ai partiti semplicemente di fare dei giochini, come direbbe Renzi, di sommare questi voti a quest'altro? È giusto mettersi d'accordo su un programma comune, se è possibile, in questo caso io penso, cioè la responsabilità non è andare al governo, la responsabilità è risolvere i problemi del paese, Righetti, e questa è la responsabilità. E quindi io capisco che l'assistenzialismo a 300, come lo propongono col reddito di cittadinanza, non è accettabile. Ma ci saranno anche, la politica è fatta di queste cose, ci sarà anche, sì, un, certo, compromesso su un tema di questo genere. Lo diceva prima Ferruccio, cioè il governo Renzi e il governo Gentiloni ha approvato un provvedimento sull'inclusione, no? Che però erano quattro spicci. Si poteva pensare a un provvedimento soprattutto per i giovani delle regioni più disagiate che investa un pochino di più senza arrivare all'assistenzialismo per tutti. Questo aspetta voi siete i politici, voi dovete trovare le soluzioni, noi siamo giornalisti e semplicemente osserviamo. Sì. Ecco, prego. Appena prima che entrassi, lei ha detto: se ora non si facesse il reddito di cittadinanza, queste persone sarebbero di fronte ad un tradimento insopportabile, perché noi abbiamo fatto il reddito di inclusione, che è un reddito che tocca le povertà estreme, che nel nostro programma veniva raddoppiato, ma per quel tipo di problema il nostro programma prevedeva un riconoscimento minimo, il famoso salario minimo per quel ragazzo che prende meno di 1.500 euro all'anno, e proponeva una riduzione del costo del lavoro stabile, perché io sono convinto che a quella generazione lì raccontargli la fola o del posto fisso o del reddito senza lavorare sia un'illusione, è una presa in giro atroce. Io non posso essere complice di questa cosa. Chiaro, allora, no, io penso invece, però, che di fronte ad una persona che lavora a tempo determinato, tu devi proteggere i momenti di assenza di lavoro, sì, però, raddoppiando la NASPI, sì, raddoppiando però, l'indennità di Ferruccio, scusami. Quelle sono le nostre però, ricette. No, ma questo è chiaro, però, De Bortoli, io voglio tornare proprio a un punto che secondo me è di una semplicità estrema, perché a meno che non si faccia un governo di tutti, o a meno che non si vada a votare, il concetto di responsabilità a cui fa riferimento Mattarella non può essere che uno mettersi d'accordo magari su due, tre cose e fare un governo con il sostegno del PD, votato dal PD e dai 5 Stelle, per esempio. Allora,
secondo te sarebbe un tradimento dell'elettorato? Perché qui, diciamocelo, alla fine i partiti vogliono conservare quel tanto poco consenso che hanno, no? Ma il paese dove rischia di andare con questo stallo? Ci possiamo permettere di andare a votare di nuovo con questa legge elettorale? Intanto dobbiamo dire che anche con la vittoria dei 5 Stelle o della Lega non è che le condizioni economiche del Paese siano cambiate, che quei soldi che prima non si trovavano per fare il reddito di cittadinanza o la flat tax, la tassa piatta, improvvisamente si trovano nelle pieghe del bilancio. È assolutamente non vero che una cosa del genere possa accadere e credo che sia del tutto irresponsabile far credere che si possa adesso, perché le condizioni politiche sono cambiate, trovare degli elementi di equilibrio, cioè trovare quelle risorse che non sono state trovate in questi anni semplicemente perché non ci sono. Allora, nel dare atto a Richetti, che è uno che ci mette sempre la faccia, e non è un atteggiamento così diffuso, soprattutto in questi giorni, nel diciamo, suo partito. Effettivamente non è, diciamo, in cui momento in cui il Partito Democratico sta vivendo un giornate molto turbolente, poi ne parleremo, insomma. Prego, Ferruccio. Ecco, allora io penso che il coraggio della responsabilità di cui parla Mattarella, beh, insomma, si trova in questa fase politica venendo meno alla coerenza dei programmi. Del resto, nel 2013 il Partito Democratico era un altro Partito Democratico, era quello di Bersani, però andò dai 5 Stelle per chiedere un eventuale appoggio e un'eventuale alleanza. In quella campagna elettorale si disse mai più con Berlusconi, per carità, poi dopo si fece una sorta di grande coalizione con il governo Letta, che poi ha cambiato la sua conformazione con il governo Renzi e poi con Gentiloni. Insomma, in tutte le fasi in cui c'è un'incertezza sui numeri è chiaro che si chiede a tutti i protagonisti di rinunciare a qualcosa e di venire meno ad alcune promesse. E questo, per carità, lo fanno anche altre forze politiche. Certo. Se pensate, guardate, la sinistra è in crisi in tutta Europa, ma l'SPD, cioè i socialdemocratici tedeschi, beh, insomma, hanno fatto una campagna elettorale dicendo mai più la grande coalizione e poi alla fine l'hanno votata agli iscritti. Sì, poi hanno scritto un programma comune con grande precisione. Ma Scritto un programma comune, ci hanno messo molti mesi e sono arrivati comunque ad una soluzione nell'interesse del Paese. Allora, Richetti, la polemica dentro il Partito Democratico oggi è esplosa, tra l'altro tra Lotti e il ministro Orlando, sul tema, insomma, dell'analisi della sconfitta, no? Cioè Orlando dice: questa questione dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle è stata una trovata di Renzi per distogliere l'attenzione sul problema principale, cioè la sconfitta gravissima del Partito Democratico. Allora io la porto un attimo in Emilia Romagna, guarda, riconoscerà dei posti che sono i suoi, lei è di Modena, no? Modena. Di Modena. Allora guardi, qui siamo a Bologna con Chiara Bilitteri, le faccio vedere questo spaccato, queste voci, e poi voglio chiederle una cosa appunto sugli errori del Partito Democratico. Chiara Bilitteri. Nel 1960 io mi sono iscritto alla FIGC e da allora, dalla FIGC al Partito Comunista, e ho seguito la trafila PDS, DS, PD. E sono un fondatore del PD. Ahimè. Cosa ha votato domenica scorsa? 5 Stelle. Non ci si rende conto che la sinistra non esiste più. L'unico obiettivo che io mi ponevo era rovesciare il tavolo. E il tavolo mi pare che si è proprio rovesciato. Hanno perso. E cosa fa Renzi? In questa non dimissione ha detto che allora io sarò all'opposizione. Ma c'è qualcuno lì dentro nel Partito Democratico che ancora ha la testa per pensare? O sono tutti proprio col cervello all'ammasso, come si diceva una volta, proprio del Partito Comunista? Ma svegliatevi lì dentro che siete del PD, se siete ancora di sinistra, cacciatelo via e cercate di trovare un modo col Movimento 5 Stelle di recuperare quelli che sono lì dentro, come me, che sono comunisti di sinistra. Io stesso posso orientarmi a vedere che cavolo sta succedendo.
e non come fa quello stratega incredibile di Renzi che caccia tutto il Movimento 5 Stelle a destra e poi dirà: avete visto? Hanno fatto un governo con la destra. Senti chi parla. Noi un governo con i 5 Stelle non dobbiamo farlo, proprio non c'entrano niente, c'entrano molto meno di Alfano e Casini. E che cosa andiamo a fare? La stampella di chi per 5 anni ci ha detto che siamo dei mafiosi, dei delinquenti? Andrebbe contro tutto ciò che noi abbiamo sempre sostenuto fino adesso. Voi siete tutti d'accordo con questa visione? Sì. Sì, non c'è nessuno. Siamo orgogliosi del nostro straordinario lavoro di questi anni. Vorrei dirlo soprattutto ai militanti che ci stanno scrivendo in queste ore, che stanno dicendo forza, andiamo avanti. È un lavoro strepitoso quello che abbiamo fatto e ne siamo molto orgogliosi, ma contemporaneamente è una sconfitta altrettanto chiara ed evidente. Guarda il dato elettorale, scusa, se tu hai una campagna amministrativa prima di queste elezioni, è andata come è andata, ti porrai il problema che tu non sei più in sintonia col paese, te lo porrai il problema. Allora, ci sarà qualcosa da modificare, sì o no? Riallacciare quei rapporti con quei ceti intermedi con cui in questi 3 anni abbiamo rotto. Io sono Claudio Massanti, capogruppo in Consiglio Comunale di Bologna per il Partito Democratico, e dico che Renzi, il mio segretario, si deve dimettere come ha fatto, ma dimettersi veramente, e convocare immediatamente l'Assemblea Nazionale e aprire la fase congressuale. Allora, questa è la Casa del Popolo, intitolato a Corras, partigiano catturato durante la Resistenza e poi imprigionato ad Auschwitz, dove là è deceduto. C'è. Ah, c'è qualcuno. Ciao. Buonasera. Possiamo far entrare gli amici? Piacere, mi chiamo Chiara Billisteri, sono una giornalista. Salve. Sì, e allora? Io non ho niente da dirvi. No, ma non la volevamo. Non la volevamo. Niente da dirvi. Signora, le posso... Lei perde il suo tempo. Io non ho voglia di fare altri problemi. Pedalare. Siamo la rabbia noi. Ma perché? Perché siamo rimasti scottati. Il risultato è pessimo. Poi, ma l'abbiamo scelto noi. Va. Renzi? Chi ha scelto? Abbiamo votato, lui invece va per la sua strada e poi non va via. Le fa un po' di tristezza vedere questo PD ridotto così? Mi fa schifo. Pena. Qua si può entrare? Prova, ma non... è chiusa. Ma cosa c'era prima qua? Guardaroba, sala da ballo, si tenevano fior di assemblee e di riunioni e politiche. Si sono un po' dimenticati di questi spazi. Sì. Vedi, queste tracce denota che qui non viene più nessuno. Tracce di sporco. Non viene più nessuno. Allora, Matteo Richetti, devo dire, Matteo Renzi finora una vera autocritica sul risultato non l'ha fatta, ha detto che bisognava andare a votare prima e sarebbe andata diversamente. Lo chiedo a lei, diciamo un paio di minuti, se la senti di fare un'autocritica, cioè qual è stata davvero il motivo principale della vostra sconfitta, l'errore principale che avete fatto? Sono pochi un paio di minuti, però come facciamo? Nel senso ne do 3 allora. Temo che ci siano davvero tanti errori, che però, se mi consente Formigli, non sono errori solo di Renzi. È troppo facile. Io sostenevo Matteo quando era un'improbabile alternativa a qualcuno. Quando è diventato Matteo Renzi c'era un fitto così di gruppo dirigente e io ero in disparte perché in quel momento non servivo più. Adesso che con grande facilità è tutta colpa di Renzi, io sto lì fino alla fine, Renzi si è dimesso, però la cosa che vorrei fare in questo momento è andare in ognuno di quei circoli, tirare sulla seranda, dare una pulita se c'è bisogno, perché il Partito Democratico tornerà più forte di quant'era prima. Il problema qual è? È che noi... Come fa?
è che noi non abbiamo sbagliato a non essere davanti ai cancelli con gli operai. Abbiamo sbagliato a non essere dentro alle fabbriche con gli operai. Abbiamo sbagliato perché nessuno di noi dirigenti nazionali, nessuno di noi, era là a portare le gallette a quelle persone che dicono mi fa schifo. E, non, e gli fa schifo il suo partito, il suo gruppo dirigente, e siamo noi. Partiamo da questa consapevolezza. Quindi c'è una perdita di contatto con la realtà delle persone che lavorano, delle persone che soffrono. C'è una relazione compromessa e incrinata, ma non spezzata. C'è una relazione che ha spostato su altre persone la speranza e la fiducia. Quel 40% del 2014 a cui noi guardavamo si stava spostando verso chi quella speranza la poteva riaccendere e alimentare. Ora, se il Partito Democratico torna a essere uno spazio in cui con fatica, senza le scorciatoie, perché non ci sono redditi di cittadinanza, ripensare il lavoro, reimmaginare come si danno protezione alle persone, come si sostiene l'ambiente, come si parla ai giovani, perché questo filmato ci mostra la grande fatica sui settori giovanili che abbiamo. Però c'è questa possibilità. Ecco. Io lo voglio dire anche mentre tanti dirigenti sono impegnati a capire di chi è la colpa. Da domani le maniche rimboccate, poi discuteremo degli assetti di governo, della via istituzionale, ma non si perda un secondo a riattivare l'iniziativa ecco, politica. Però io voglio dire una cosa, voglio chiedere a Antonio Padellaro e a De Bortoli questo. Cioè, obiettivamente oggi lo spazio per il Partito Democratico qual è? Perché tu hai, diciamo, 5 Stelle che grande movimento, partito popolare che si occupa dei più poveri, diciamo, dei ceti più disagiati. La Lega anche, diciamo, dall'altra parte e più al nord. Qual è lo spazio del Partito Democratico? Non è che oggi il Partito Democratico ha uno spazio che in Francia è quello di Macron, cioè di un partito moderato, liberale, tendenzialmente centrista, maggior ragione oggi che Berlusconi perde con Salvini, quindi diciamo ha probabilmente un declino irreversibile, che quindi l'unico spazio del partito di Richetti ormai è quello lì, cioè uno spazio al centro, è persa la causa a sinistra? Ma intanto noi in questi anni abbiamo assistito a una mobilità dell'elettorato straordinaria, perché tu ricordavi che nel 2014 c'era stato il 40% al Partito Democratico, sono passati 4 anni e quel 40% è diventato meno del 20% e una parte di questo 20% si è spostata sul Movimento 5 Stelle. Attenzione, l'elettorato che una volta in Italia era quasi fideistico, è diventato un elettorato che di volta in volta giudica giudica sulle risposte più adatte. Allora, intanto bisognerà vedere se il Movimento 5 Stelle, saprà dare queste risposte. Secondo, il problema del Partito Democratico è che, come vedevamo nei servizi, viene ormai interpretato come Renzi che non va in quel circolo del PD o altro gruppo dirigente, ma va a stringere la mano a Marchionne, perché una delle immagini che ha colpito di più, no, l'immaginario di quel mondo è che Renzi e i suoi, perché non ha ragione Richetti, non demonizziamo Renzi, perché insomma ha guidato con tanti altri, era diventato l'uomo che nella vecchia così ideologia del Partito Comunista andava a stringere la mano al padrone. Ora questo attenzione, che si fanno tante analisi sul declino della sinistra partendo dalla caduta del muro di Berlino, ma c'è un problema di classe dirigente anche qui, che non è stata riconosciuta più dai militanti della sinistra, non hanno riconosciuti più come i propri rappresentanti, cosa che nella vecchia sinistra avveniva. Ferruccio, De Bortoli, a questo punto però, quali sono le opzioni sul tavolo? Nel senso che il Partito Democratico ha ancora, diciamo, al suo interno una classe dirigente che può cambiare il percorso? C'è qualcuno che può prendere il posto di Renzi? Oppure, per esempio, ora l'iscrizione di Calenda al Partito Democratico ha un significato particolare, è come se in qualche maniera si guardasse adesso fuori, no? Per cercare di trovare un nome, però poi l'arrivo di Calenda indica appunto un percorso particolare, cioè comunque quello di un partito alla Macron, di un partito centrista, moderato, liberale, certamente non
una guida che va a dire no, adesso dobbiamo cambiare il Jobs Act, adesso dobbiamo fare cose di sinistra, o che va di nuovo nella direzione, diciamo, di Bersani, no? Cioè, da che parte va questo, deve andare questo PD, ma soprattutto chi lo può prendere in mano domani? Le strade sono due. La sinistra, come abbiamo detto, è in crisi in tutta Europa. Insomma, forse soltanto Corbyn riesce a dare un po' di vigore ai laburisti inglesi, ma non credo che quella possa essere l'alternativa per il PD attuale. Certo, c'è quell'idea che forse può essere espressa da così quello che forse pensava anche lo stesso Renzi, cioè di un partito della nazione con una tendenza più liberale, che fosse di massa, che in qualche modo seguisse l'esperienza di En Marche di Macron. Insomma, la strada è estremamente difficile, però al di là delle due ipotetiche alternative, insomma, bisogna tenere conto che comunque la sinistra nelle democrazie liberali è in crisi ovunque, e quindi è una crisi storica. Forse il ragionamento che andrebbe fatto adesso è: ma non si è sbagliato a trasformare il Partito Democratico, quindi erede di partiti di massa, in una sorta di partito personale, ritagliato su tutte le esigenze di un gruppo di potere, tant'è vero che le candidature sono state fatte tutte con quel principio? E allora la sensazione che è stata data, e poi io mi fermo, non vorrei criticare Renzi, penso che abbia perfettamente ragione Richetti, insomma, c'è stato un gruppo dirigente che ha condiviso delle responsabilità, c'è stato nei momenti d'oro un assalto al carro del vincitore, insomma, che si pensava che potesse dare tutte le carte, che avesse tutto il potere concentrato nelle sue mani e nelle mani del cosiddetto cerchio magico. Ma poi l'impressione che avete dato, e so che Richetti ne soffre da questo punto di vista, perché penso che la sua opinione sia quella di stare più vicino alla gente. Per esempio, il popolo che ha votato, i 5 milioni che hanno votato il PD alle ultime elezioni, tutti quei militanti che si sono dati da fare, Richetti, ma non li ha ringraziati nessuno. E allora la sensazione era quella di un partito molto chiuso nella sua stanza di potere, che però a un certo momento aveva lasciato perdere il territorio. E al sud, e forse su questo andrebbe fatta una riflessione, insomma, si è data una delega un po' disinvolta dei cacicchi locali, che poi sono stati travolti. Perché questa è la realtà. Richetti. Voglio solo dire una cosa, anzi due. Intanto che già la batosta è importante, i milioni penso che siano 6 di voti, e quindi vi chiederei di giusto nei prossimi aggiornamenti. Ma c'è un punto. In Emilia-Romagna, da cui proviene il servizio, il primo partito è il Movimento 5 Stelle. Sa Corrado quanti collegi vincono? Nemmeno uno. Perché c'è una cessione di voti importante verso la Lega Nord. Noi, Padellaro ha fatto un'analisi prima che ha paragonato correttamente rispetto alla tradizione di questo partito, del suo gruppo dirigente, del suo strato sociale di riferimento, del suo posizionamento sui problemi, ma sta cambiando con una velocità. In quel 40% del 2014 c'è tanto ceto medio, partite IVA, quelle piccole e medie imprese che hanno sofferto la crisi, anche di fronte a dei numeri che la nostra regione sta facendo, con la grande industria che riparte, sta girando a vuoto, e quel pezzo di società che ti aveva votato in termini di speranza nel 2014 non si sente tradito da sinistra, ma prova una ricetta più appropriata sui temi della semplificazione, del lavoro, della produttività, della protezione, della sicurezza. Quindi è un voto che non sempre da sinistra si riposiziona verso una nuova sinistra 5 Stelle, ma interpreta diversamente la mancata risposta alle istanze. Aspetta Antonio, aspetta un secondo. Poi c'è un secondo il tema punto della estrema personalizzazione, però insomma De Bortoli parlava in qualche maniera poi del gruppo dirigente, del giglio magico, dell'accentramento delle scelte, di aver chiuso questo partito dentro quattro mura in cui c'erano Renzi, La Boschi, Lotti e forse un altro paio di persone. Allora, l'elemento c'è, ma non si dia la responsabilità
ai soli portatori di quei ruoli, perché Matteo Renzi l'abbiamo votato e sostenuto, accompagnato in questa esperienza, al di là dei rapporti personali. Io in campagna elettorale li ho sentiti quelli che mi hanno detto cambiate quelli, cambiate quello. Io ho voluto intendere cambiate quello atteggiamento, cambiate quel modo, quel linguaggio, quella sensazione, perché così la nostra relazione non riparte. E allora è un errore che abbiamo fatto insieme, quello di restituire questa idea di partito. E allora si riparte, dopo le dimissioni di Renzi, superando il problema, non con l'aggressione alle persone. Lei Renzi lo sta sentendo in questi giorni? Assolutamente sì. Come, di che umore è? Cioè, voglio dire, immagino cattivo, è una domanda scema la mia. No, intendo dire sì. Però è una persona che sta pensando di contribuire come alle decisioni del partito? C'è un uomo che si mette in disparte in questo momento o pensa ancora di avere un ruolo fondamentale nelle scelte? Beh, è un gesto più estremo delle dimissioni, coerenza che non gli è mai mancata, devo dire, a fronte di un risultato politico, si commenta da sé. E io, Corrado, devo dire che bisognerebbe chiedere a Matteo Renzi cosa pensa in prospettiva, in termini di ruolo da giocare. Ha detto che farà il senatore, è stato eletto. Credo che il Partito Democratico conoscerà l'apertura di una stagione nuova, nella quale Matteo Renzi c'è. Ma non si candida alle primarie, questo abbiamo saputo, no? Tra l'altro. Non si candiderà lui alle primarie. Solitamente sono gli interessati che si candidano o si scandidano. Cioè, nel senso che io non lo so, anche quello va chiesto a lui. Non sono portatore di questo stato di informazioni, mi piace ragionare su come sta il PD. Lei si candiderà alle primarie? Ma quindi ci sono le primarie, la prima notizia prima è che ci sono le primarie. Prima o poi ci saranno, immagino, no? Insomma, io credo che questo partito abbia bisogno di un maggiore impegno di ciascuno di noi e quindi anche però, di quello di Matteo Ricchetti. Per aggiungere all'impegno una cosa, voi avete una, lo diceva adesso Ferruccio, avete avuto al sud, avete una classe dirigente che non solo è stata travolta, ma anche ha dato vergogna al Partito Democratico. Io mi riferisco al documento di Fanpage che ha rivelato, no, quali commerci avvenivano durante la campagna elettorale, e lì c'è stata anche lì, capisco, era in campagna elettorale da parte del PD, era pochi giorni dal voto, vi siete trincerati senza dire una parola, allora, di chiarezza, per dire queste cose non si fanno, una classe e gli di elettori questa cosa l'hanno una classe capita di impresentabili e vi hanno votato contro. Facciamo una cosa però, si tenga la risposta perché devo dare assolutamente la pubblicità, su questa questione degli impresentabili chiederemo poi appunto una risposta a Matteo Ricchetti, dopo la pubblicità, diciamo, torniamo anche un po' sugli scenari, ci raggiungono altri ospiti. Pubblicità. Allora, con Matteo Ricchetti, Antonio Padellaro, Ferruccio De Bortoli, ci ha raggiunto il professor Michele Ainis, costituzionalista, buonasera. Tra l'altro, diciamo, scrittore con, credo sia il primo romanzo, o... No, sono recitivo, è il secondo, Risa, nave di Teseo, romanzo ambientato nella Sicilia, nella sua Sicilia, che tra l'altro è anche la Sicilia dove i 5 Stelle hanno veramente dilagato, credo, non so se è la regione in cui abbiano preso in assoluto più collegi. 26-0, però questo romanzo non è responsabile del voto. Allora, professore, devo chiederle, perché dobbiamo capire meglio le cose, intanto quali opzioni ha il Quirinale di fronte a questo stallo? Ma insomma, non è Superman il Presidente della Repubblica, ha dei poteri di persuasione, no? La moral suasion, e anche di dissuasione, perché poi, diciamo, l'arma finale è lo scioglimento delle Camere, che potrebbe essere costretto a utilizzare in una situazione di impasse da cui non se ne esce fuori. Però in generale il Presidente della Repubblica, a cui la nostra Costituzione dedica alcuni pochi smilzi articoletti, diciamo, è un po' come un'ostetrica, cioè non è lui a generare il bambino, sono le forze politiche che devono stipulare un accordo, non è affatto una parolaccia questa, come si parla di inciucio, ma perché mai? La democrazia è compromesso, anzi questa poi è una fase in cui, diciamo, di rivincita della democrazia parlamentare, oscurata da un ventennio di bipolarismo muscolare, e in Parlamento, poiché nessuna lista o coalizione ha ottenuto una maggioranza, bisognerà trovare degli accordi. Io immagino che sia più facile trovarli attorno a una figura terza,
cioè che non sia... Né Di Maio né Salvini, sostanzialmente. Ma voglio dire, se noi andiamo all'esperienza appena trascorsa, che è quella della legislatura che si è conclusa, c'erano tre o quattro signori che competevano per la leadership, erano Bersani, Berlusconi, erano Monti ed era Grillo, nessuno di loro ha fatto il Presidente del Consiglio, no? Lo hanno fatto altri, quali altri? Esponenti del PD, perché il PD in una situazione con tre forze politiche, nessuna delle quali vince, c'è però... C'è stato allora e c'è anche oggi un mezzo vincitore, no? Che fu il PD, aveva il premio di maggioranza alla Camera, questa volta sono i 5 Stelle. Il mezzo vincitore fatalmente diventa un po' una calamita che è, diciamo, capace di attrarre altre forze parlamentari. Ma fa bene a rivendicare il 5 Stelle l'incarico? Dicendo siamo la prima forza del paese e quella, diciamo, più diffusa omogeneamente sul territorio? C'è un precedente, no? Che non è stato ricordato, ma io me lo sono andato un po' a trovare. Nel 1983 la Democrazia Cristiana, che era una fase declinante, fece comunque il risultato migliore, fece il 32,4%. Quindi quasi identico a quello che è oggi, no? 5 Stelle. 32,4 e 32,7 alla Camera, adesso non ricordo bene. E spedì 15 ministri al governo. Presieduto da Bettino Craxi, però fu un altro il Presidente del Consiglio quella volta lì. Ora, non che il precedente faccia legge, però mi sembra, diciamo, inevitabile che o Salvini, Di Maio, chiunque sia, riesce a coagulare una maggioranza, attestarla al Presidente della Repubblica, il quale ne prenderà atto a quel punto e conferirà un incarico, oppure, se questo non è possibile, bisognerà cercarsi a metà strada e anche a metà uomo, forse, no? Senta, si parla molto di un governo del Presidente. Che cos'è un governo del Presidente? Se lo spiega rapidamente, proprio e semplicemente? È un governo in cui fa tutto il Presidente? Sceglie per il capo del governo, sceglie i ministri? No, a me sembra una formula un po' impropria. Cioè, anche nella letteratura accademica si è parlato, per alcune esperienze passate, della doppia fiducia. Fiducia parlamentare e fiducia del Presidente della Repubblica che regge questo o quel governo. Se ne parlò anche, per esempio, nel caso di Ciampi. Però in realtà è il Parlamento che dà la fiducia. Cioè, il Presidente può, come dire, intuire e offrire una soluzione, un menù ai partiti, ma poi devono mangiarlo i partiti il menù, con la fiducia sono le forze politiche. Senta, che rischi comporta per il paese rivotare con Rosatellum? Insomma, io credo che ancora una volta, dunque, noi abbiamo una nevrosi della legge elettorale, perché quando siamo diventati italiani, figli dell'Italia Unita, c'era un maggioritario a doppio turno, ora servirebbe. Poi c'è stato nel 1882 un proporzionale, nel 1891 di nuovo un maggioritario, nel 1919 un proporzionale, nel 1923 la legge Acerbo fascistissima maggioritaria, poi nel 1946 un proporzionale. Stiamo, diciamo, continuando a rimbalzare, abbiamo fatto altre sei volte con altrettanti referendum nel dopoguerra. Allora, io credo che sarebbe meglio fare una scelta, diciamo, per intero, abbandonare i sistemi misti che danno delle soluzioni pasticciate e quindi o andare verso un sistema, avendo tre forze politiche in campo, che riesca un po' a semplificare, cioè a creare un collo di bottiglia, e questo è il sistema francese, un doppio turno, oppure un proporzionale come c'era ai tempi della nonna, perché con un proporzionale, diciamo, non inquinato da correttivi maggioritari, cioè o un maggioritario vero o un proporzionale vero, con un proporzionale non inquinato probabilmente sarebbe oggi più facile formare delle coalizioni in Parlamento, aggregando anche forze politiche più piccole che non. Che concorrerebbero. Sì. Buonasera ad Alessandro De Angelis, vice direttore dell'Huffington Post. Ciao Alessandro, bentornato da noi. Buonasera. Allora, questi, diciamo, sono i grandi sistemi. Poi, bravo, poi c'è la stiva. Bravo Vighetti, volevo dire stasera, cioè è uno dei pochi che ci mette la faccia. Seppure
si è pure confrontato con De Bortoli, che è stato insolentito per un anno dal gruppo dirigente del PD. Insomma, onore al merito, Righetti. Non è una novità confrontarmi con Ferruccio De Bortoli, è vero? No, Ferruccio. Assolutamente sì. Tu che lavori nelle stive, cioè che guardi nelle stive dove si diciamo nel fango della politica, che succede, diciamo, ai piani bassi? Che sta succedendo nelle segrete stanze dei partiti, ma anche il Quirinale? Oggi il punto è il Quirinale. Io, parlando con quelli del PD, perché poi nel PD c'è il partito di Mattarella, no? Che va da Gentiloni a Zanda, sensibile al Quirinale, parlando con un altro in grado del PD mi assumeva il senso del discorso del Quirinale, che dormiamoci fino a lunedì sera, poi lunedì sera si vede, perché è chiaro che se salta Renzi... siamo a giovedì, è una bella dormita. Ma guarda che... Quanto dorme il Presidente, no? Guarda che adesso... queste saranno consultazioni modello Prima Repubblica, con tempi di decantazione, bisogna... Oggi Mattarella ha detto una cosa a tutti, in primo luogo al PD, ma anche agli altri. Ha detto, cari signori, la ricreazione è finita. Dove la ricreazione è la campagna elettorale. Perché non è cambiato, dopo che i cittadini hanno votato, dopo che ci sono i numeri in Parlamento, non è cambiato l'atteggiamento dei partiti. No? Cioè, Di Maio vuole l'incarico non avendo i numeri e non avendo trattato sul programma. Salvini, idem. Renzi dice, problemi vostri, oggi è arrivato il capo dello Stato e ha detto, che vogliamo fare? È finita la ricreazione. E quindi si parte col PD, questo è il succo. Ma il no del PD è proprio granitico come appare? Allora, la chiede a De Angelis le cose del PD, ma io non vengo più. Ma questa è una cosa... La sensazione che lei non rappresenti tutto il PD in questo momento. Questo non è elegante, Formigli, farò finta di non averlo sentito. Il no, se uno chiede al PD, volete appoggiare in bianco il governo dei 5 Stelle, il no è granitico. Dopodiché, però, ci sono tante altre sfumature, no? Per esempio, si può dire si fa un governo per la legge elettorale e tornare al voto. Bisogna vedere l'atteggiamento degli altri partiti. Quindi non è un no granitico, ma è chiaro che devono scongelare anche gli altri. Allora, aspetta, Fabio Calvi, ti ho chiesto se mi mettevi da parte quella clip. A un certo punto Luca Bertazzoni coglie un momento, quasi come se la telecamera non ci fosse, ma invece c'è questo telefonino che riprende Renzi subito dopo la conferenza stampa in cui dice mi dimetto dopo le consultazioni del governo e comunque niente caminetti e niente accordi con gli estremisti. Spiega, diciamo, la sua, quello che ha detto in questo modo, guardiamolo. Non doveva evitare, no? Che ci fosse il giochino tra quello. Mi sembra sinceramente una cosa impeccabile. Cioè, che cos'era questo giochino? Cioè, Renzi dice, ho fatto questo per evitare che ci fosse il giochino. Quindi c'era qualcuno nel suo partito che pensava di allearsi con il Movimento 5 Stelle? Lei come la interpreta? Questa è una moviola proprio. Ho capito, ma qua mi chiedete veramente delle interpretazioni di schema tattico complicato. Io ho letto solo le dichiarazioni di Michele Emiliano che potevano lasciare pensare a questo, mentre tutto il gruppo dirigente del Partito Democratico, tutte le personalità. Poi le voglio dire una cosa, alcune settimane fa ero in una trasmissione che risponde al nome di Piazza Pulita, c'era un conduttore, c'era un ospite che era Antonio Padellaro, il conduttore ha mandato delle proiezioni, dei sondaggi del possibile risultato elettorale, e per il PD dava 24%. Il conduttore mi ha detto, Ricchetti, cosa fate se prendete il 24%? Andiamo all'opposizione. Ah, se lo ricorda? E come no? Bene, andiamo all'opposizione. Quella fu la risposta, e per me, dirlo prima, ha un valore maggiore che dirlo dopo. Allora, sondaggi di Index sulle alleanze, cartello numero uno, cosa dovrebbe fare il Movimento 5 Stelle? Governare questo qui è un ovviamente fatto con gli elettori 5 Stelle, è un sondaggio di oggi. Governare con qualsiasi appoggio esterno per il 63,4%, governare solo con appoggio esterno della Lega 12,5%, governare solo con appoggio esterno di Leo e PD 9,7%, niente, meglio tornare a votare 8,2%. Allora, se si chiede invece agli elettori del PD che cosa dovrebbe fare il PD,
andare all'opposizione per il 75,9%, dare l'appoggio esterno ai 5 Stelle per il 10,6%, dare l'appoggio esterno al centrodestra 6,7%, non sa 6,8%. A questo punto il sondaggio è chiaro, no? Cioè, Alessandro, il sondaggio porta dritti dritti a una domanda da fare a Righetti. Voi vi siete fatti garanti della instabilità, perché Renzi ha detto affari vostri, no? Non si è posto il problema di come tornare al voto, il problema del paese, il problema eccetera. Benissimo, se non si riesce a fare un governo, quindi voi dite possiamo tranquillamente tornare al voto anche in tempi brevi. Quello lo dice e lo decide eventualmente il Presidente della Repubblica sciogliendo le Camere che si insediano il 23 di marzo. Noi non ci facciamo garanti della instabilità, proviamo per una volta a farci garanti della serietà e della coerenza. Ma voi dite nessuno... Dopodiché mi spieghi il principio per cui non esiste governo che può partire senza il PD. Avete fatto 5 anni in cui era tutto colpa del PD, perché governavamo. Ora è colpa del PD che ha preso il 18% e non c'è un governo in questo paese. No. Mettiamoci d'accordo, perché o vi passa l'ossessione da Renzi dal PD o il dibattito si fa complicato. Potete essere l'ago della bilancia, quindi insomma uno può domandarsi. Righetti, voi avete fatto una legge elettorale con l'idea del voto utile, di fottere i 5 Stelle e di fare le larghe intese con Berlusconi. Il voto utile gli italiani lo hanno dato a Di Maio e siete crollati. Il problema dell'ingovernabilità ce l'ha Di Maio, ce l'ha Salvini, ma ce l'avete anche voi. Voi siete un partito che ha espresso una cultura di governo, una responsabilità nazionale. Ve lo volete, ve lo volete il problema oppure? Perché se non ve lo ponete, certo, significa che volete tornare al voto con questa legge elettorale. E le segnalo che rischiate a quel punto che il voto lo danno a Salvini, a Di Maio, e prendete ancora di meno. Non c'è problema, le spiego come funziona. Non si governa per scappare dalle elezioni, si chiama esecutivo perché fa delle cose e deve avere delle cose da fare insieme. Se quelle cose non ci sono, si torna dagli elettori che decidono. Questa è la democrazia. Abbiamo fatto una legge elettorale che ha dei correttivi maggioritari e non è tutta proporzionale, come chiedevano i grillini, che denunciano l'inciuccio e lo chiedono a chiunque pur di governare. Oh signori, è finita! È finita la stagione di un racconto diverso dalla realtà. La realtà dice facciamo questo. Facciamo un caso di volete, scuola. Volete un caso continuare? Di no, no, noi ci siamo candidati con una direttrice. Stiamo governando, proseguiamo. Gli elettori hanno detto no, non proseguite voi, va qualchedun altro. E così deve facciamo essere. Facciamo un caso di scuola. Domani mattina Di Maio cambia, Di Maio e dice va bene, prendo atto che... non mi date una cambiale in bianco, ma non vado più io a Palazzo Chigi, ci viene Mario Rossi, ok? E cominciamo a trattare. Voi vi sedete al tavolo o no? Cioè, se Di Maio cambia linea, voi vi sedete al tavolo di un governo o no? Vabbè, lui ci mette la faccia, ma non può essere poi preso a ceffone quando torna dal partito. Vedi perché venire da Formiglie di grande utilità? Perché prima che lei arrivasse è andato un servizio in cui, in maniera anche un po' gradassa, sì, abbiamo già fatto il governo, parlavano i ministri, adesso sono cavoli del PD, ci divertiamo un po' a guardare. Sa cos'è? Che la politica si fa anche con il rispetto, con il dialogo. E allora quando imparano a stare a sedere, perché se no a questo giro facciamo lo streaming e poi lo faccio io la Lombardia e Cremì, la faccio io a sbeffeggiare il segretario di un partito, di una forza allora, parlamentare. Peruccio De Bortoli, bisogna imparare a stare al mondo. Rapidissimi, Peruccio De Bortoli, voglio chiederti un'altra cosa. Ti ha colpito, secondo te c'è una sorta di allineamento di quelli che si chiamano un po' volgarmente e genericamente i poteri forti sui 5 Stelle? Abbiamo sentito Confindustria dire che non c'è un pericolo, non sono preoccupati da un governo 5 Stelle, abbiamo sentito Marchionne dire la stessa cosa. Ecco, hai la sensazione che i 5 Stelle, prima ancora di arrivare al governo, abbiano comunque già in qualche maniera guadagnato un rispetto da parte dei poteri forti? O soltanto è opportunismo? Sono frasi semplicemente formalità o che cosa? Ma c'è una piccola corsa al carro del vincitore da parte di alcuni settori del cosiddetto establishment. Del resto non c'è da meravigliarsi, insomma. Anzi, adesso vedo che insistono sul fatto che è un movimento democratico, prima erano preoccupati, adesso insomma
si apprestano, diciamo, a un quadro diverso, ma prendono anche atto che è una forza politica che ha ottenuto quasi il 33% dei consensi. Se posso aggiungere una piccola considerazione a quanto dicevate voi sulla condizione del PD, ovviamente è chiaro che non, la responsabilità non può stare solo sulle spalle del PD, il quale però ha paradossalmente una posizione contrattuale piuttosto forte, perché avrà offerte, tra virgolette, da una parte e dall'altra, e quindi teoricamente può anche alzare le sue condizioni. Naturalmente Richetti è meglio che non risponda su questo punto, ne parleremo fra qualche settimana. Va bene, allora, rapidamente soltanto per il professor Ainis una cosa, ma un'ipotesi che non abbiamo considerato è questa, che rimanga in carica Gentiloni, molto silente in questo momento, il governo continua a lavorare, e che il Parlamento nuovo possa fare una legge elettorale diversa da Rosatellum con questo governo e poi che Mattarella sciolga le Camere. È un'ipotesi dell'irrealtà? Diciamo, il governo, siccome nessun paese può rimanere senza governo, Gentiloni rimane per l'ordinaria amministrazione fino a che non giuri un nuovo esecutivo. E potrebbe darsi che alla fine, se le cose andassero a rovescio e non si riuscisse a trovare un accordo in Parlamento per formare un nuovo governo, che la partita diventi chi gestirà le prossime elezioni. Però troverei improbabile che sia lo stesso Gentiloni ad attraversare tre legislature. No? Ci sarebbe evidentemente a quel punto un esecutivo, quello sì si potrebbe dire del Presidente, cioè con un incarico e con una squadra di governo fatta dall'incaricato che poi va alle Camere, e le Camere dovrebbero dire sì o no, sapendo che il no significa voto anticipato. E quel governo lì, a quel punto, gestirebbe le prossime elezioni. Benissimo, dopo la pubblicità Stefano Massini ci viene a raccontare la sua storia, vediamo come si vedono dall'estero, entriamo di più nei meccanismi, nelle ragioni per cui 5 Stelle hanno preso quasi il 33%, grazie a Matteo Richetti per essersi sottoposto alle nostre domande, ad Antonio Padellaro, Ferruccio De Bortoli e Salvatore De Angelis. Tra pochissimo, guardate, ne vedrete delle belle veramente, perché si apre, come dire, il paese e vedete qual è davvero la realtà di questo paese che è andato a votare. Tra pochissimo. Eccola qui di nuovo la politica italiana. Non sapete nemmeno voi cosa siete. Un po' socialisti, un po' democratici, un po' fascisti, un po' comunisti, un po' Berlusconi. Questa non è politica seria, ragazzi. Quello che sentite è il secondo notturno dall'opera 9 di Chopin ed è uno dei tipici pezzi che i bravi bambini e le brave bambine eseguono alla scuola di pianoforte. Fra questi bravissimi bambini e bambine c'è anche la protagonista della nostra storia di stasera. Si chiama Dallas Malloy e nasce il giorno di Natale del 1976 a Seattle, negli Stati Uniti. Forse proprio per questa coincidenza di nascere nel giorno di Natale, Dallas sembra davvero a tutti gli effetti un angioletto. Crescerà come una brava bambina, gentile, educata, suona il pianoforte, suona il violino, legge le poesie a scuola, fino a quel giorno, un giorno in cui Dallas si presenta a casa da sua madre e le dice una battuta che non è molto da angioletto. A 13 anni, e le dice: io voglio salire sul ring, io voglio fare il pugilato. Sua madre la guarda un po' perplessa e le dice: ma come, sei così brava a suonare Chopin, non vuoi fare una carriera come pianista? Oppure perché non ti dedichi a uno sport diverso, che ne so, il pattinaggio oppure la ginnastica ritmica? Anzi, siccome sei molto carina, potresti fare la ragazza pompon, così magari ti ci mandano sul ring come valletta a premiare il pugile uomo che ha vinto. No, Dallas risponde no, vuole andare sul ring come pugile. Si presenta in una palestra e comincia ad allenarsi.
ed è molto brava. È talmente brava che inizia a vincere un incontro amatoriale dopo l'altro. È così brava che a un certo punto qualcuno le dice: sai che potresti addirittura tentare di andare alle Olimpiadi di Atlanta nel 1992? E Dallas risponde: ma magari, perché no? Non sa ancora che in realtà qualcosa si metterà di traverso fra lei e le Olimpiadi. E questo qualcosa è la Federazione Nazionale della Box Americana. Perché una legge precisa dice che nessuna donna può salire sul ring. Perché soltanto gli uomini sanno lottare. E quindi le donne suonano Chopin. A Dallas però questa cosa non va bene. Si mette di testa, punta i piedi e va a Washington, all'Unione Civile per le Libertà Americane. E fa una causa, intenta una causa contraddittoria per avere diritto a lottare, lotta per essere ammessa a lottare. I suoi avvocati le dicono che sarà una causa difficilissima, quasi persa, perché addirittura ci fu una che tentò prima di lei, anni prima, ma la Corte di Stato americana, a spregio, le disse che avrebbe dato il verdetto solo il giorno dopo il suo 35esimo compleanno, ben sapendo che una legge d'oro del pugilato dice che a 35 anni e un giorno devi smettere di combattere. Dallas però è ancora giovane, di tempo ne ha un bel po' davanti, e insiste talmente tanto che riesce ad avere il suo risultato. E la Corte di Stato americana è costretta a dire che anche le donne potranno combattere. Il 30 di ottobre del 1993 Dallas Malloy sale sul ring, finalmente in modo professionale, e vince l'incontro, 3 round. Quando scende, un giornalista le si avvicina e le domanda: mi scusi, un commento. Come commenta lei da pugile questa serata storica? Perché è la prima volta che una donna ha combattuto. Dallas sorride e gli risponde: no, guardi, non c'è niente di epocale, non c'è niente di storico. Forse non se n'è accorto, ma le donne hanno sempre combattuto. Ecco, quello che forse Dallas non sapeva è che è vero, le donne guerriere hanno attraversato la storia dell'umanità, del mito, della letteratura, ma sono sempre state bollate col marchio dell'infamia, anzi della barbarie. I greci vedevano le amazzoni e dicevano barbare. Perfino gli spagnoli, quando arrivarono in Brasile e si trovarono con una pioggia di frecce dall'altra parte di un fiume, chiamarono quel fiume Rio delle Amazzoni. Perché? Perché ci abitavano delle barbare. Ecco, oggi in realtà le donne tutti i giorni salgono su un ring che non è un ring ma è peggio di un ring, per combattere una box che non è la box ma è peggio della box. E allora sapete che c'è? C'è che, pensando a cosa raccontarvi stasera, ho pensato che oggi, 8 marzo, festa della donna, forse sarebbe meglio abbozzarla, smetterla con la mimosa e alle donne regalargli i guantoni. Grazie a Stefano Massini! Grazie Stefano! Eccoci qua. Allora, il 16 giugno del 2016, una donna e parlamentare inglese veniva ammazzata. Si chiamava Jo Cox, era una parlamentare laburista, una donna piena di energia, questa donna qua, e noi stasera vogliamo ricordare anche lei in questo 8 marzo, una donna che si è battuta per le sue idee ed è morta a casa delle sue idee, e questo era il clima che si respirava in quella accesissima battaglia sulla Brexit tra sovranisti ed europeisti, che portò anche a questo tragico evento. E quindi proprio da Jo Cox, ma soprattutto da quel clima, da quella battaglia sulla Brexit, voglio cominciare stasera con Barbara Serra. Buonasera. Ciao Barbara. Buonasera. Conduttrice di Al Jazeera a Londra. Barbara, ma la Brexit, e lo dico appunto perché oggi queste elezioni italiane fanno ritornare in mente quel clima, quel... e soprattutto quella sorpresa, no? Questa vittoria incredibile dei 5 Stelle e anche della Lega, cioè delle forze cosiddette populiste, ricorda un po' quella vittoria inaspettata. Ecco, la Brexit è stata davvero un trauma per la Gran Bretagna?
Sicuramente il risultato è stato un'enorme sorpresa ed è interessante, ripensando ora a Joe Cox, quando lei è stata uccisa è stato dichiarato un atto di terrorismo della destra estrema e si pensava che anzi avrebbe cambiato il voto in un voto per rimanere nell'Europa, non è successo così. Però per quanto anche quello sia stato un trauma, io non mi ricordo l'astio e la rabbia in Inghilterra che invece magari ho notato in Italia negli ultimi mesi prima di questa elezione. Perciò c'è stato allora il risultato, uno shock e poi ovviamente un salto nel buio, perché quel referendum era quasi 18 mesi fa, un pochino di più. Ancora ci sono i negoziati e ancora veramente nessuno sa come sarà il futuro dell'Inghilterra. Ecco, ma quali conseguenze ha avuto finora, concretamente, nella vita delle persone comuni la Brexit? Beh, il primo impatto è stato sull'immigrazione, non è una sorpresa. Perciò anche se tecnicamente l'Inghilterra rimane, il Regno Unito rimane nell'Europa, c'è stato un forte declino di europei che vanno in Gran Bretagna. Perciò se sono arrivati 220.000 l'anno scorso, mentre prima si arrivava anche a 260.000, molti se ne sono andati, 130.000 se ne sono andati. Perché ovviamente, e lo dico da europea che vive lì, si respira un'atmosfera un po' diversa, sai, noi europei lì siamo tanti, 3 milioni, si pensa a 600.000 italiani in Inghilterra. Una delle più grandi città italiane. Credo sia la sesta o la settima, con 1 milione di polacchi, perciò ovviamente, sai, ti senti un po' non più veramente a casa. E tanta gente che magari era lì da decenni non ha mai preso la cittadinanza perché non avevi bisogno. Invece ora magari hai un marito inglese, figli inglesi, tu però non lo sei. Lo prendi perché non sai cosa potrebbe succedere. Sì, ma ora la fila è lunga. Perciò immigrazione è stato il primo cambiamento ed è tutto da vedere, perché abbiamo ancora i negoziati devono ancora andare avanti. Allora, dall'altra parte della barricata, rispetto a chi si batteva per rimanere in Europa, appunto l'ideologo della Brexit si chiama Nigel Farage, personaggio molto controverso, era il capo dello UKIP, poi dopo la vittoria della Brexit si è dimesso, ora è un semplice militante dello UKIP. Alessio Lasta è andato a Londra e ci ha parlato, sentiamo cosa dice. Allora ragazzi, che grande notizia arriva dall'Italia, è il primo paese in Europa con un risultato incredibile alle elezioni. Il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno vinto. Questo è il più massiccio voto anti-establishment e il più grande passo verso la fine dell'Unione Europea. Felice di conoscere il più importante euroscettico d'Europa. Come il più importante? Io sono l'unico e originale euroscettico e guarda, ti dico che in questi giorni mi sento meno isolato. Ma come? Se tutti hanno paura adesso dopo l'esito delle elezioni in Italia. Ma lascia perdere. Ricordati una cosa, i cambiamenti fanno sempre paura. Ma quello che è interessante è che le persone che hanno paura sono le grandi banche d'affari e di investimento. E questo è il punto. L'Europa è pensata solo per i grandi, non per i piccoli. Quando qualcuno le dice che è il peggior populista che si possa trovare in Europa, lei che pensa? Gli dico grazie mille. Che incredibile complimento che mi fanno. Sentimi bene. Quelli che criticano tanti populisti e usano questo termine come un insulto non hanno capito che populismo significa mettere in contatto la politica con la gente comune. E sai come si chiama questa cosa meravigliosa? Democrazia. Come giudica il risultato delle elezioni italiane? I 5 Stelle sono un fenomeno straordinario, un caso unico al mondo, un movimento giovane nato online, anti-establishment, euroscettico. La Lega? Ne sono davvero affascinato. Salvini ha avuto il coraggio di portare il suo partito su posizioni euroscettiche e sai cosa ti dico? Funziona! Dai, su! La verità è che le elezioni politiche in Italia, come in molte altre parti d'Europa, non servono a eleggere un nuovo governo, perché tanto ormai decide tutto Bruxelles. Ed è questo il problema della sovranità. Io non odio l'Europa, io non odio gli europei, voglio stare in Europa, ma non in questa Unione Europea. E le elezioni italiane mi danno ragione. Credimi, la rivoluzione di Brexit e Trump è stata esaltata dal voto in Italia e dammi retta, la tendenza continuerà. Barbara Serra,
Gli inglesi si sono pentiti di aver votato Brexit, quelli che lo hanno fatto, e erano state prospettate delle condizioni, una situazione che poi non è possibile mantenere, invece allora, la verificare, è ancora, realizzare. Ancora non lo sappiamo, perché ancora Brexit non è successo, perciò alla fine del marzo 2019 si avrà una situazione più chiara. Allora, quello che sappiamo è che sì, la sterlina è caduta un po', però l'economia non è cresciuta tanto quanto fa di solito, ma sta andando bene, perciò non è imploso il Regno Unito. È interessante, guardando Nigel Farage, io ascolto a volte il programma radio che avevate all'inizio, e lui, quando era felicissimo del voto italiano, ha anche detto, però ha constatato la grande differenza tra l'Italia e l'Inghilterra, che mentre i giovani in Italia hanno votato 5 Stelle, i giovani inglesi, per la gran maggior parte, non hanno votato Brexit. I giovani inglesi hanno votato Remain, come i giovani in America per lo più non hanno votato Trump, hanno votato per Hillary Clinton, e anche se galvanizzati da Bernie Sanders. Perciò io non so se farei il parallelo, e lui poi ha detto ovviamente i giovani inglesi non hanno capito niente. Perciò la realtà è che ancora non si sa, sai, Nigel Farage, il suo partito UKIP, aveva più o meno 4 milioni di voti. Nel sistema britannico questo non traduce veramente in molti posti in Parlamento. Però poi per il referendum 17 milioni e mezzo di persone hanno votato per uscire dall'Europa. Perciò per decenni 4 milioni, 3 milioni e poi il salto a 17 milioni e mezzo. Ovviamente, per quanto la domanda fosse sull'Unione Europea, la vera domanda credo a cui hanno risposto molti inglesi è: sei contento del sistema come ora? E la risposta è stata no, per problemi di diseguaglianza, perché si sentono abbandonati da Westminster e da Londra. Perciò la domanda è: dopo Brexit, queste persone che stavano male, staranno meglio? E quella è la vera domanda, e non sembra la risposta essere sì. Bene, allora tra poco cerchiamo di capire, voglio chiederti anche come la vittoria dei 5 Stelle o il possibile governo Salvini vengono vissuti a Londra e in Gran Bretagna. Però prima vediamo, perché Alessio Lasta è stato a Londra, è andato, diciamo, nel tempio, diciamo, del giornalismo finanziario inglese, europeo in realtà, e non soltanto, e vedete che cosa pensano di noi. Alessio Lasta. Stiamo entrando al Financial Times qui a Londra, siamo nella stanza principale, guardate quanti computer, questo è il cuore del giornalismo economico finanziario in Europa. Questo è il centro di tutte le operazioni, potremmo dire la sala di comando. Questa è la prima pagina del Financial Times, guardate in copertina proprio la foto di Luigi Di Maio. La preoccupa l'esito delle elezioni in Italia? Preoccuparmi no, ma il punto è: riuscirete a continuare con le riforme economiche e strutturali che avete cominciato? Mi sa che forse avrete bisogno di altre elezioni. Le promesse dei partiti, pur nella loro stravaganza, hanno fatto presa sulla gente, ma chiunque andrà al governo dovrà fare i conti con la realtà e difficilmente sarà in grado di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale. Come viene visto il Movimento 5 Stelle e la figura di Luigi Di Maio qui dalla City londinese? È venuto a Londra 2 mesi fa, ha parlato a finanzieri e grandi banchieri della City e ha rassicurato tutti. Non vi preoccupate, non farò colpi di testa. Si è presentato in modo molto serio sulle cose da fare. E di Matteo Salvini che pensate? È conosciuto qui a Londra? Di Salvini c'è più timore, ha posizioni più estreme sull'Europa e sull'euro, ma nessuno l'ha mai visto all'opera perché non ha mai avuto un ruolo di vertice in nessun governo. E il Movimento 5 Stelle, come lo giudicano i mercati? Detto francamente, non credo ne abbiano paura. Direi però che ci sono 2 movimenti. Uno che accetta la sfida di governo e si presenta ai mercati in modo serio e responsabile. E un altro invece che si rifà ancora alla visione originaria di Beppe Grillo. Distruggere il sistema corrotto dei partiti, criticare per criticare e basta. Ecco, loro sono ancora un pericolo. Io però sono abbastanza sicuro che in particolare proprio Luigi Di Maio, se andrà al governo, agirà in maniera molto più responsabile di quanto abbiamo sentito in campagna elettorale. Sul piano della confusione politica, poi, voi siete dei maestri nel risolvere le crisi interne. E aggiungerei anche che ci sono da voi dei pilastri di garanzia molto forti, come il Presidente della Repubblica, oppure i ministri dell'economia, che sono sempre state figure rispettate in Europa. Io credo che anche ora saranno delle garanzie per fermare eventuali derive anti-europeiste. L'Unione Europea lo sa, ed è per questo che i mercati non sono andati nel panico, le borse sono positive. Il panico, insomma, non c'è. Gli
Siete in un bel casino, ragazzi. Un bel casino. Perché? Beh, secondo me dovrete tornare a votare, no? Non lo so, forse sì, forse no. Mi sa proprio di sì. Ragazzi, con i populisti al potere dovete decidere se volete restare in Europa o no. Non volete? Allora uscite. Avete sentito parlare del Movimento 5 Stelle? Sì, ne ho sentito parlare. Ma i 5 Stelle esattamente cosa sono? Questa è una bella domanda. Eccola qui di nuovo la politica italiana. Non sapete nemmeno voi cosa siete. Un po' socialisti, un po' democratici, un po' fascisti, un po' comunisti, un po' Berlusconi. Questa non è politica seria, ragazzi. L'unica cosa che dovete fare adesso è risolvere il casino che avete combinato e smetterla di cazzeggiare. Siamo nella sede di Algebris a Londra, la società fondata da Davide Serra, imprenditore, finanziere e sostenitore del centro-sinistra e di Matteo Renzi. L'anno scorso ad Ambrosetti si è presentato Di Maio e Salvini. Io ero in aula e ho alzato la mano. E ho fatto una domanda: scusate, voi avete sul vostro programma, sul sito, l'uscita dall'euro. Lo farete? E entrambi si sono immediatamente dissociati. Hanno detto subito, no, non è il caso, non è il momento, sì, l'euro non va bene, l'Europa non va bene, ma no. Quindi il vero tema è che mi sono accorto di una posizione di totale ipocrisia. Cioè, dicono una cosa e sanno che esattamente non faranno l'opposto. Cioè, la teoria sovranista fa del male agli italiani. Quindi giustamente l'Europa dice, ma scusate, non ho capito, avete il terzo debito pubblico più alto al mondo, volete ancora più debito? Ma siete folli? E chi ve lo finanzia? Lo finanziate voi italiani? Cioè, mettiamolo così, l'Italia ogni anno perde soldi. Cioè, ogni anno l'Italia aumenta il debito. Quindi è come una famiglia che guadagna 100 ogni anno spende 103. Che se guadagni 100 e già spendo 103, adesso voglio spendere 103.7, non funziona così. Io ho imparato una cosa dei populisti, vogliono piacere a tutti. Quindi arrivano al Financial Times, gli dicono quello che piace al Financial Times. Domani arriva il Papa, dicono quello che ti piace al Papa. Poi arriva quello che ti dice banche cattive, ti dico banche cattive. Il tuo obiettivo è piacere. Perché se uno pensa che il problema dell'Italia sia l'Europa, c'è dei gravi problemi. Ma però condiziona le scelte dei governi. Zero, l'Europa. Ma che scelte dei governi ha? Cioè lei dice che non c'è nessun dettame europeo che condiziona le politiche economiche e fiscali dei paesi che ne sono parte. No, le politiche fiscali sì. Se guadagni 100 non puoi spendere più di 103. Ma gli operai alla Volkswagen o alla Mercedes vengono guadagnato 3.000-3.500 euro al mese. Questo è un bello obiettivo. Certo che Stadone invece l'obiettivo è dire, signori, facciamo così, non studiate, perché non serve a niente, tanto abbiamo Facebook. Non lavorate, tanto vi diamo 1.000 euro al mese solo perché ci votate. Cioè il reddito di cittadinanza fa allusione a questo tipo, esatto, di... Esatto. Che è assistenzialismo secondo lei, sì, 780 no, euro sono. Sì, secondo me aiutare chi non ce la fa è giusto, è socialmente corretto, però non va messo come modello. Perché sono il tema, c'è il rischio che la gente invece di fare di tutto per aumentare la torta, l'unico obiettivo è dividersela. Io dico, gli italiani vogliono di più, benissimo, lecito, speriamo che... Speriamo che siano in grado di farlo questa squadra. I mercati dicono, mostrateci i numeri, tutto il resto non serve. Allora, con Barbara Serra ci ha raggiunto il professor Domenico De Masi, sociologo. Buonasera, buonasera. De Masi. Stefano Feltri, vice direttore del quotidiano, buonasera. Del Fatto Quotidiano, ha scritto Populismo sovrano per Einaudi perché le leve del potere sono ormai inesorabilmente altrove rispetto ai governi nazionali. Tra poco ci spiegherai che cosa significa. Ernesto Preatoni, che è imprenditore, finanziere, immobiliarista del gruppo Domina. Buonasera Preatoni. Salute. Allora, Stefano, vincono i populisti in Italia, ma non c'è allarme a Londra, non ci sono stati grandi moventi speculativi, non ci sono stati terremoti, eppure erano fino a ieri il grande babau, diciamo, dell'Italia, erano loro, Salvini e Di Maio. Perché? Ma ci sono varie spiegazioni. Quelle finanziarie sono che c'è un contesto molto diverso da quello del 2011, i mercati non sono così reattivi perché c'è stato Draghi che ha emesso molta liquidità, sono cambiate alcune regole sull'uso di alcuni strumenti speculativi, per cui è più difficile, diciamo, giocare in questo modo. Le ragioni, diciamo, politico-economiche sono che comunque l'Italia viene da alcuni anni non solo di ripresa economica ma anche di politiche fiscali espansive, nonostante quello che ci viene raccontato, cioè la cosiddetta fiscal stance, cioè il modo in cui viene gestito il bilancio è stato espansivo. La terza ragione è che
non ci sono diciamo, cose particolarmente pericolose che questi governi possono fare nell'immediato. Su questo ha ragione Davide Serra, non hanno in mano leve tali da poter, come dire, sfasciare tutto. Quindi c'è un atteggiamento di grande attesa, di grande cautela in questo momento, che non durerà in eterno ovviamente, perché nel momento in cui ci fosse poi un governo che fa davvero delle cose preoccupanti, chi ci deve prestare i soldi? Reddito di cittadinanza, poi dopo ce ne occuperemo, tra l'altro abbiamo un reportage straordinario tra poco proprio su questo tema, ma il reddito di cittadinanza non è una di quelle leve che può rischiare di sfasciare i conti pubblici a occhio? Di per sé il reddito di cittadinanza no, nel senso che il reddito di cittadinanza in Italia esiste e l'ha introdotto il governo Gentiloni, di fatto è in vigore, si chiama il reddito di inclusione, ma che è sostanzialmente la stessa cosa. La differenza è ovviamente l'ammontare, cioè se si parla di 5 miliardi, di 20 e come è gestito. Quindi il problema lì sono più le coperture, ma mi verrebbe da dire di più la gradualità. Cioè un conto se i 5 Stelle, immaginiamo che facciano un governo, diranno quest'anno cominciamo con 5 miliardi, poi 6, poi 10, poi 15, un conto se dicono da domani facciamo saltare sfondiamo il deficit miliardi, e insomma. Spendiamo tutto subito. Barbara, tu diciamo, ti associ a questo clima che ha raccontato Alessio Lasta, quindi tutto sommato di tranquillità, non di preoccupazione, e anche quest'idea ancora un po' folcloristica della politica italiana, cioè che noi siamo un casino, che in realtà sì, che poi, la riscontri a Londra? Beh, sicuramente per decenni mi hanno preso in giro, italiani, 60 qualcosa governi dalla seconda guerra mondiale, eccetera, però dopo Brexit e Trump non credo che abbiano veramente... Non abbiamo più la leadership del casino, diciamo. Ecco, infatti. Allora, per me quello che è importante per l'Inghilterra, per il Regno Unito ora, durante i negoziati, è avere un'Unione Europea stabile, perciò anche magari i Brexiteers più sfegatati non vogliono vedere un'Italia che magari minaccia un referendum, perché durante i negoziati loro vogliono un'unione compatta con cui... Per il resto per me non l'hanno veramente ancora capito, c'è un po' l'idea che noi in Italia siamo abituati a fare governi insomma un po' messi insieme, dove non c'è una vittoria netta come spesso si vede nel Regno Unito, e perciò stanno un po' ad aspettare. Allora, adesso vi faccio ascoltare una cosa che farà discutere, l'ha detta Mario Monti in questa trasmissione settimana scorsa, cioè perché non c'è tutta questa preoccupazione sui mercati. Forse Monti lo dice appunto con una sincerità quasi inaspettata, appunto, sentitelo. Secondo Cottarelli, il Movimento 5 Stelle porterà col suo programma al 138,4% rapporto debito-PIL, la Lega al 137%, il PD al 134%. Siccome tutti aumentano il debito pubblico, il rapporto debito-PIL, lei va a votare per dei partiti che aumenteranno la spesa pubblica. Qualcuno direbbe, ma per fortuna l'Europa c'è, con i suoi vincoli. Si sa benissimo che nessun partito che andrà al governo potrà realizzare quelle promesse, perché l'Europa lo impedirà. L'Europa lo impedirà? Impedirà chiunque vada al governo di fare politiche che portino a ulteriori aumenti del disavanzo. I partiti che saranno al governo diranno noi avremmo rispettato le promesse, purtroppo l'Europa ce l'impedisce. Questo sarà il grande alibi della politica italiana. Esattamente. Avete capito cosa dice Mario Monti? Mario Monti dice possono fare tutti i programmi del mondo, caro De Masi e caro Pratoni, possono promettere reddito di cittadinanza, flat tax, tanto alla fine l'Europa dice no perché non si può alzare il debito pubblico e quindi sono solo chiacchiere, a Roma non comanda nessuno. Che effetto le fa sentire queste parole? Ma lui è sempre stato un ragioniere, e quindi, ma anche il personaggio che ha parlato prima di Algebris, fanno tutti i conti senza una cosa che è fondamentale, senza l'oste che è il popolo. Vede, una politica di questo genere, il per popolo. Esempio, è stata, certo, una politica di questo genere è stata fatta dalla Thatcher negli anni '80. La Thatcher ha fatto una grande scommessa, e cioè scommetto che socialmente parlando il mio paese tiene. Ha fatto una grande scommessa e l'ha vinta. Io scommetto che questo paese qui, se continuano con le politiche di austerità e le politiche europee, questi non faranno i conti con i mercati che sono miopi e che vedono le cose del giorno dopo o di 3 giorni dopo, punto e basta, anche perché il mercato è organizzato in modo che vengono premiati i gestori che fanno gli utili nei prossimi 3 mesi, e quindi è sicuramente qualcosa che io ritengo aberrante e da cui io sto lontano da 20 anni a questa parte. Io la vedo sul piano
sociale, ma vi hanno lanciato tanti allarmi. Lei, Formigli, mi ha intervistato altre volte. Lei non può essersi dimenticato che io avevo previsto la Brexit. Non che facessi il tifo, ma l'avevo prevista. Non può essersi dimenticato che avevo previsto Trump, va bene? Non che io facessi il tifo per Trump. La vittoria dei 5 Stelle? Io sicuramente sì, in questo senso, ma ci arrivo in un secondo. Quando lei vede tutto l'establishment che spinge, va bene, tutti i maggiori giornali, i maggiori telegiornali, nella direzione del PD e di Forza Italia, e poi vede che la gente invece non vota PD e non vota Forza Italia, ma non vi viene il dubbio a voi delle elite cosiddette dell'establishment che non siete più in grado di controllare la gente? Voi quando dite alla gente di votare una cosa, li invitate a votare l'inverso di quello che suggerite voi. Questo è il senso del risultato elettorale. E mi creda, secondo me, non hanno dimensione, quando parlano dei mercati, eccetera, non hanno dimensione di, perché non fanno gli imprenditori, va bene, non hanno dimensione di cosa succede sotto, va bene, la gente è esasperata. E noi dobbiamo ringraziare i 5 Stelle che per il momento, hanno convogliato il dissenso in modo pseudo-democratico. Come diceva, va bene, Ferruccio De Bortoli. Ma vedremo, ne vedremo delle belle. Io sono estremamente pessimista, altro che i mercati. Cioè, si scambiano le azioni sempre in considerazione tra rapido, di loro. No, rapido, Feltri, poi voglio sentire De Masi su quello che ha detto Mario Monti, cioè sul fatto che chi viene, poi alla fine decide qualcun Monti altro. Ma Monti dice una cosa che in Gran Bretagna stanno già scoprendo, cioè l'Europa esiste, non è che se anche si vota contro o si fa il voto di protesta il resto del mondo sparisce. Cioè, in Gran Bretagna hanno detto agli inglesi, usciamo dall'Europa, tanto poi un modo per stare nel mercato unico, per usare tutti i benefici dell'Europa senza pagarne i costi lo troviamo. Stanno scoprendo che non è così. Quello che Monti dice è che se un governo comincia a sussidiare le imprese con aiuti di Stato, poi l'Europa gli impone di darglieli indietro e ha gli strumenti per farlo. Se vanno a Bruxelles, come vuole fare il Movimento 5 Stelle, a sostenere che il reddito di cittadinanza si paga in parte da solo perché è con un trucco contabile, loro gli dicono no, noi non siamo d'accordo, e finisce lì. Non è che viene autorizzato il deficit, quindi possono avere procedure di infrazione, cioè l'Europa è una cosa che esiste, non ci è vuoi un'entità... Ci vuoi ricordare, perché magari le persone non lo sanno fino in fondo, nel caso in cui scatta una procedura di infrazione, cioè quali sono gli strumenti che l'Europa ha? Cioè, domani c'è un governo Di Maio, mettiamo, fanno troppo debito, aumenta il rapporto debito PIL, aumenta il rapporto deficit PIL, insomma sforiamo i parametri. Che cosa può fare concretamente l'Europa? Beh, diciamo, sono due tipi di interventi. Uno arriva ad applicare delle sanzioni in cui praticamente noi dovremmo dare dei soldi all'Europa, ma questo non succede mai davvero, perché nel momento in cui viene certificato che non stai rispettando i parametri, che stai violando, che stai, diciamo, chiamandoti fuori da quell'insieme di regole, poi arriva subito anche la sanzione dei mercati. Quindi questo sul lato conti pubblici. Sul lato imprese è molto più concreto. Noi non abbiamo salvato le banche con gli aiuti diretti in alcuni momenti, perché nel momento in cui noi li avessimo dati, l'Unione Europea diceva questo non si può fare perché viola le regole antitrust, la banca poi avrebbe dovuto ridarli indietro. Quindi gli investitori avrebbero subito scontato questo effetto, ci avrebbero detto allora quei soldi non ce li ha, e la banca sarebbe fallita uguale come se i soldi non ce li avessimo messi. Quindi ci sono delle cose molto concrete che possono succedere se noi ignoriamo le regole, ma i 5 Stelle per fortuna non dicono di volerlo fare. Domenico De Masi. Dunque... Ha sentito io, Mario Monti? Sì, sì, l'ho sentito anche questa sera a 8:30 dove ha detto. Dunque, io insegno scienze organizzative e un capitolo importante delle scienze organizzative è la presa di decisione, il decision making. Il metodo con cui si prendono le decisioni è cambiato del tutto, praticamente a partire dallo sbarco in Normandia. Fino a quel momento le decisioni erano fatte così, si analizzava l'obiettivo, poi si analizzavano tutti i vincoli e poi si decideva se fare o no quella determinata operazione. Dallo sbarco in Normandia in poi è cambiato completamente, e questo è possibile anche grazie all'aiuto dei computer. Sbarco in Normandia, si è deciso che quel giorno si sarebbe sbarcati in Normandia. I vincoli, cioè il tempo, il mare, eccetera, sono variabili dipendenti. Tutti quelli che parlano di reddito di cittadinanza in Italia ne parlano in modo industriale, non post-industriale. L'obiettivo è che non ci possono essere in un paese che è l'ottavo del mondo per prodotti interno lordo 6 milioni di poveri. Questo è il problema e questo va risolto. I vincoli vengono dopo. Mentre voi parlate, sento parlare continuamente solo di vincoli, che sono una cosa antiquatissima.
Lei è un grande sostenitore del reddito di cittadinanza, no? Non c'è dubbio. Possiamo dire che... Ma lo ha spiegato lei ai 5 Stelle il reddito di cittadinanza? No, i 5 Stelle non hanno mai adottato Sappiamo il reddito di cittadinanza. Sappiamo che lei li ha consigliati. Io ho fatto per loro una ricerca, perché loro, a differenza degli altri partiti, quando hanno dovuto decidere cosa mettere nel programma di governo sul lavoro, hanno commissionato una ricerca sociologica. Sulla base di quella ricerca hanno steso alcuni punti, li hanno messi sulla piattaforma e i punti più votati sono entrati nel programma di governo. Io spero che tutti i partiti prima o poi facciano così. In quel programma c'è per esempio la riduzione dell'orario di lavoro. Alcune cose coincidono con quelle che sarebbero piaciute a me, ma loro non hanno il reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza significa questo. Siccome non si può attendere, perché qui sento dire, ma bisogna dare con progressi, il governo X decide 1 milione, poi l'altro 2 milioni, e gli altri 4 milioni che fanno? Muoiono di fame nel frattempo. Il concetto di tempo, concetto di tempo è un concetto di chi ha mangiato oggi abbondantemente. Ma lei sa perfettamente che è molto complicato dare soldi ad alcuni milioni di italiani. È tutto complicato, inseriti in un percorso di crescita. Permettetemi un attimo, perché adesso dobbiamo spiegare bene ai nostri telespettatori che cos'è il reddito di cittadinanza, che in realtà poi è una visione impropria, perché non si dovrebbe chiamare reddito di cittadinanza. No, quello è il reddito di inclusione, quello usato dai 5 Stelle. Quindi io farei così adesso, mi fermerei un secondo, darei adesso la pubblicità, vi spieghiamo esattamente in che cosa consiste questa proposta, perché questa proposta è veramente, in qualche maniera, Barbara, il detonatore, quello che ha fatto esplodere il consenso intorno ai 5 Stelle. Vi faccio soltanto vedere... Ho una delle cose, non tutto. Per esempio il ricambio della classe dirigente del sud è stata principale. Però è incredibile, l'effetto. Vuoi far vedere soltanto un fake, no? Cioè, si creano già le bufale, no, addirittura. Una curiosità, a proposito di bufale, dopo ne vedremo altre, ma insomma, intanto, a proposito di reddito di cittadinanza, vi faccio vedere questa che è proprio di oggi. Sono disponibili da oggi in tutti gli uffici i moduli per la richiesta del reddito di cittadinanza, quantità limitate e affrettatevi. Questo Poste Italiane con tanto di certificazione sembrava in realtà era un fotomontaggio. Ha capito, era una bufala, perché ha detto confermiamo, non si tratta di un tweet reale, ma di un fotomontaggio. Secondo me Renzi c'è altre cose a cui pensare in questi giorni, secondo me. Dell'humor. Oggi raccontano, anche lì non si capisce dove c'è la fake, dove è la verità, che ci fossero delle code ai CAF. Sì. Per accedere al reddito di cittadinanza. Sembra molto fake news a livello di questo tweet. Probabilmente qualcuno si sarà informato di come si fa ad avere l'ISEE, cioè a certificare il proprio reddito per poter in futuro accedere eventualmente a questo reddito di cittadinanza. Sì. Allora facciamo una cosa, fermiamoci. Però bisogna vedere la differenza tra le due cose. Fermiamoci un attimo. Chiarirla. Però poi il punto è, guardate, secondo me dovete vedere tutta la pubblicità, tutti gli spot, uno dietro l'altro, perché non potete rischiare di perdere l'inizio di questo reportage bellissimo che vedrete subito dopo. Qui vivono i tantissimi braccianti agricoli che la mattina alle 5 aspettano i caporali che li portano a lavorare nei tanti agrumeti della zona. Allora, stiamo parlando dei 5 Stelle, del reddito di cittadinanza, delle ragioni di questa vittoria molto forte, soprattutto sul Sud Italia, però fatemi salutare subito Teresa De Sio. Ciao. Teresa De Sio, la conoscete tutti, grande artista, cantante, anche scrittrice. Con meravigliosi orecchini. Sì, ma insomma, donna del Sud che è molto impegnata sulle questioni che riguardano il Sud e i mali del Sud, e credo che... Sarai molto colpita da quello che stai per vedere, e poi voglio chiederti che cosa sta succedendo in quella parte del paese. Però siccome qui c'è molta fibrillazione, Feltri, devi spiegare com'è il reddito di cittadinanza, non bisogna essere generici, allora noi adesso lo spieghiamo bene. Il reddito di cittadinanza spiegato ai nostri telespettatori
benissimo da Linda Giannattasi. Allora, innanzitutto, prima si è parlato di reddito di inclusione, che è quello del governo, diciamo una cosa un po' diversa, sono tutte misure diverse, sono meno famiglie coinvolte, sono circa 700.000, costa circa 2 miliardi, molto meno, adesso lo vediamo, del reddito di cittadinanza, diciamo riguarda più i poveri assoluti e non i poveri relativi, come invece, che sono molti di più, come invece il reddito di cittadinanza, che in realtà i 5 Stelle chiamano reddito di cittadinanza, ma non lo è un reddito minimo garantito. Nel senso che il reddito di cittadinanza sarebbe per tutti, cioè solo in Alaska costerebbe 90 miliardi ed è una cosa diversa. Cioè, reddito di cittadinanza è quando tu a 18 anni diventi maggiorenne cittadino, senza nessun tipo di ma non esiste da nessuna parte, tranne appunto, credo, in Alaska. Alaska? Stanno sperimentando in Australia, no. Però, diciamo, allora, spiegaci cos'è quello che hanno messo nel programma i 5 Stelle. Quello dei 5 Stelle è sostanzialmente questo, 780 euro al mese a chi non raggiunge questa soglia, dunque l'integrazione per arrivare a questa soglia, 780 euro per maggiorenni, disoccupati o con reddito da lavoro che non arriva a 780 euro. Integrazione significa che se tu ne guadagni 500 euro, te ne danno 280 esatto, per arrivare a questa soglia, disoccupati o pensionati che non arrivano a questa soglia, maggiorenni. Questo diciamo coinvolgerebbe circa 9 milioni di persone secondo i calcoli del Movimento 5 Stelle e circa 2,8 milioni di famiglie. Verrebbe introdotto anche un salario minimo, quindi per chi lavora, un salario minimo di 9 euro l'ora. Poi ci sono tutta una serie di esempi che vengono fatti stesso dal Movimento. Ve ne faccio alcuni per capire. Una famiglia di 3 persone con genitori disoccupati e un figlio maggiorenne a carico arriverebbe 1.560 euro al mese per la famiglia. Una famiglia di 4 persone può arrivare fino a 1.950 euro al mese. Una coppia di pensionati con pensione minima da 400 euro avrebbe un'integrazione di 370 euro al mese. Ci sono però, va detto, una serie di obblighi da rispettare, quindi non è per tutti, senza nessun tipo di obbligo. Non bisogna rifiutare più di 3 offerte di lavoro dei centri per l'impiego, bisogna iscriversi ai centri per l'impiego, che in realtà in Italia al momento non funzionano benissimo, iscriversi a corsi di qualificazione professionale, lavori socialmente utili non retribuiti per 8 ore settimanali, quindi offrire un lavoro allo Stato. Questo mi sembra più difficile, la ricerca del lavoro, dimostrare di cercare il lavoro attivamente per almeno 2 ore al giorno e non recedere da un contratto senza giusta causa per 2 volte in un anno. Questi sono dimostrare che uno cerca 2 ore al giorno lavoro. Questo mi dà la possibilità di spiegare la differenza con reddito di cittadinanza. No, mi dica solo questo, poi dopo lo spiega. Sì, e la differenza è questa. Siccome per fare quella roba lì occorre una grande IMSS, un grande carrozzone di migliaia di persone, perché bisogna farlo su 6 milioni di postulanti, diciamo, e vedere tutta qual è la roba nel tempo, anche nel tempo. Ci vuole un tempo infinito, ci vuole un carrozzone che fa tutto questo, per cui si dice questo non è possibile, è meglio il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza significa si dà a tutti a prescindere da queste... Però non è la proposta dei 5 Stelle. No, la proposta dei 5 Stelle prevede invece queste condizioni qua. La è quella sua. È la mia. Quelle 5 Stelle prevede la ricerca del lavoro per almeno 2 ore al giorno e una serie di altre condizioni. Quella soglia di 780 euro e poi una serie di condizioni. Insomma, vediamo quanto devi rifiutare più di 3 offerte di lavoro. No. Vediamo quanto costa. C'è poi il costo. 14-15 miliardi secondo il Movimento 5 Stelle e poi 2 miliardi appunto per potenziare i centri per l'impiego. Secondo alcune stime, come quella molto autorevole della Voce.info, costerebbe invece 29 miliardi. Perché c'è questa discrepanza? Perché il Movimento 5 Stelle conteggia anche, ci hanno spiegato, gli affitti, come si dice, imputati, cioè quanto varrebbe per i proprietari di casa la casa in cui si vive se venisse affittata. Viene calcolata come reddito e quindi automaticamente si dà di meno. Se tu hai una casa dove abiti, loro dicono questa casa se l'affittassi varrebbe 400 euro al mese. Esatto, che si somma al tuo reddito di 600 dal reddito e quindi te ne do 180 e non te ne do. Tra chi è in affitto e chi ha una casa di proprietà. E quindi costa meno rispetto a quello che dice la Voce. La metà delle famiglie è irrealizzabile. Allora un attimo soltanto, hai altro da dire su questo? Questo è il funzionamento? Sì, diciamo la metà delle famiglie povere. Qual è la cifra più vicina al vero? 15 miliardi o 29 secondo Stefano Feltri? Dipende da come si fa e da come si costruisce. Diciamo che se anche stiamo sui 15 miliardi, comunque pone molte questioni di coperture.
I 5 Stelle nell'ultima versione del programma che hanno messo citano 7,5 miliardi tra spending review e risparmi vari e il resto dicono di volerlo pagare con questo trucco contabile di fatto in deficit ma autorizzato dall'Unione Europea. Allora, prima di aprire, perché questo è proprio un dibattito culturale quello sul reddito di cittadinanza, cioè che divide in due, spacca in due proprio il paese, no? Preatoni probabilmente la pensi in un modo molto diverso da Domenico De Masi, ognuno di noi ha la sua idea. Prima però vediamo perché nasce questa proposta e qual è la domanda che arriva, diciamo, proprio dal ventre del paese. Michela Farrocco in questo racconto impressionante. Noi siamo gli ex lavoratori del call center QE, lavoravamo in questo call center da circa 10 anni. Per noi in quel periodo in cui dove comunque il territorio non offriva nulla, il call center ha acceso la speranza. Dopo 10 anni, a causa di un imprenditore del nord senza scrupoli, ci siamo ritrovati senza lavoro. In quanti avete perso il lavoro? 600. 600? Sì. Tu quanti anni hai? 32. Tu? 34. Tu? 41. I tuoi genitori cosa fanno? Sono disoccupati. Mio padre aveva un'impresa edilizia, ma ovviamente da anni non lavora più perché anche l'edilizia qui è morta, purtroppo. E quindi il tuo reddito nel call center? Il mio reddito quando lavoravo al call center aiutava la mia famiglia, ma oggi non abbiamo reddito. Personalmente il reddito del call center a me bastava per arrivare a fine mese dignitosamente. Per passarmi quei piccoli capricci magari che ogni tanto ci possono anche stare. Ad oggi magari devo dire a mia figlia, no, questo non lo compriamo, compriamo qualcosa che è più utile. Non è bello. Persone con bimbi piccoli che devono dire, no, il giubbotto non posso comprartelo, perché non ho i soldi per arrivare a fine mese per comprarti il latte. Siamo in una delle vie principali di Paternò e qui negli anni hanno chiuso tutte le attività economiche. Vedete, c'è una schiera di affittasi e vendesi e tutte queste saracinesche sono chiuse. Non c'è niente più, non vendono niente e purtroppo la gente non lavorando cosa devono fare. Ma come mai uno su due qui a Paternò ha votato Movimento 5 Stelle? Lei ha votato Movimento 5 Stelle? Sì, perché la verità è, purtroppo. Perché? Che perché, cosa le piace? Perché mi piace perché no, nessuno si arrebella, nessuno fa niente. Purtroppo mancano tutto. Se non c'era questo poco di pensione, come si deve vivere, come si deve fare? Io quattro baie passi, un allineamento, noccio per Dio, che devo fare più? Questa è la piazza principale, sono le 5:30 del mattino e tra poco si riempirà di braccianti che vanno a lavorare nelle campagne qui intorno. Ho votato i 5 Stelle, d'accordo. Lei prima che votava? Io votavo prima Forza Italia. Il PD ha abbandonato il popolo per dare l'agevolazione a tutti i paesi stranieri. Dice perché? Perciò noi facciamo una vita, si può dire, minimo di 100 anni fa. Minimo di 100 anni fa, perché quasi quasi ci stanno portando alla schiavitù. Lei deve pensare che qua, le persone che siamo qua, minimo si sono alzate alle 3:30 per guadagnare che cosa? Una misera giornata. Ora no, poco la vedo, sto parlando romeno. Lì, tutti romani? Tutto romeno marocchino, con il macello. Romeno, algerine. Algerino da questo lato è paternese. Ma quanti siete voi agricoltori qua a Paternò? Un ma numero? Il 65% sicuro. Il 65% della popolazione? Più. Senza privilegi? Senza privilegi. O vai, a volte o vai in nero. In nero. O vai senza soldi. In che senso senza soldi? Cioè come ti dicono loro? A 40 euro al giorno. Tu puoi campare con un 40 euro al giorno. Come parlo? Quindi anche a voi italiani vi prendono in nero? Certo. Lei è contento che ci stanno? No. Perché? Perché togliono il pane e i potornisi. Non hanno orario loro. Loro non hanno orario? I potornisi sì. I paternesi sì? I paternesi sì, hanno l'orario. I paternesi arrivano verso le 3:30 staccano. Ok. Quella lavorano fino a buio. Però tanta gente qua che va a lavorare nei campi ha votato il Movimento 5 Stelle. Tutti questi vogliono lavorare in campagna, negli aranci. Uno su due ha votato 5 Stelle qua? Sicuramente. Ma perché?
secondo perché me. Penso che sia l'ultima alternativa che abbiamo. Per avere un cambiamento. Per avere un po' di cambiamento. Per il diritto di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza. È anche vero, io ho 55 anni, se io per il lavoro ora, chi mi vuole più a 55 anni? Nessuno. Dopo che hanno portato la pensione a 43 anni, penso che per 43 anni devo arrivare a 61 anni per avere la pensione. Chi mi ci porta più a lavorare? Beh. Poi cosa c'è qua? Non si vede poi cosa c'è. Che c'è? Sono tutti più grandi. Tutti? Tutti più grandi. Tutti emigranti sono, tutti quanti. Là ci sono un sacco di emigranti romeni, parrucchieri, ci siamo un manicomio. Guardi, il lavoro siamo persi. Siamo senza ingaggiati, senza niente, a nero lavoro. E ci vanno per 20 euro al giorno. Per 20 euro al giorno vanno. Ci vanno, certo. Che? Noi siamo ricattati al futuro. Che è questa cosa? Siamo un romenario, quella destra e quella sinistra. Hanno pensato solo per le sue tasche e basta. Di dove siete? Io sono marocchino. Marocchino, tu? Anche loro marocchini. Ah, tutti marocchini? E che aspettate di andare al lavoro? Sì, lavoro. Che mi hanno detto, però gli stranieri qua ci rubano il lavoro, sì. Prendono meno. Sì, sì. Lavorano tutti in nero. Sì, sì, tutto in nero. I patroni di che fanno così, non siamo noi. Noi vogliamo regola, vogliamo tutti in regola. Magari si è fatto questa cosa. Ma loro non si può fare, perché ha detto che lavora un giorno, due giorni, non si può fare in regola. Guarda che bordello c'è, hai visto? No, che la succede? Parla per lavorare, cerca. Tu sei italiano? Preso, quanto, sì. Ah sì? Adesso vado. Chi è? Qual è il padrone? Questo qua? Buongiorno. Buongiorno. Se li porta in campagna? Io? No, vendo arance. Lei vende? Ce l'ha, c'ha le cassette vuote. Li raccolgo e me li vendo io stesso nella mia campagna. Da solo? Nella mia campagna. Non se li porta questi ragazzi? No, solo un mio amico. Un amico? Mm. Perché lavoravamo insieme una volta. Era lui che ti doveva portare in campagna? Ah, sì. E perché non ti ha preso, scusa? Mica io non so polizia. Paura da te. Di me? E uno vuole prendere un operaio, due, è nero, normale se... Ah, perché era nero? Pure praticamente qua c'è il caporalato. C'è il caporalato? Sì, ma non ha il caporalato così. Non è che sono solo loro che stanno trattando così, anche noi. Qui vivono i tantissimi braccianti agricoli che la mattina alle 5 aspettano i caporali che li portano a lavorare nei tanti agrumeti della zona. Guarda, guarda quante capanne. Ma qua ci saranno, io penso, perché vanno a aumentare, saranno una cinquantina di persone. E già l'arrivo di stranieri turba l'equilibrio nostro che già tiene per forza. Non c'è lavoro, toglie il lavoro, ma non che toglie perché loro si pigliano soldi senza travagliare, anzi meschini travagliano che sei lauci. Lavorano cioè, più. Certo, lavorano di più per meno soldi e c'è questa approfittazione e andiamo indietro. C'è qualcuno? Qui dormono. Di dove siete? Tunisini. Dove lavorate? Raccogliete le arance. Quanto vi pagano per raccogliere le arance? Al giorno, quanto vi danno? Soldi? 25 euro? 25, 30 euro. E avete il permesso di soggiorno? No, no documenti. Non avete documenti. Una guerra che non ha vincitori. Perché loro ti dicono che loro stanno sfuggendo dalla fame, proprio fame da non poter comprare il pane. E noi qua lo buttiamo. Perciò già qui ci sono le arance, i fichi d'India. Loro già stanno vivendo meglio di dove vivevano. Qua il mangiare loro ce l'ha. E qua fanno di tutto per avere. Perciò togliere il lavoro a me fa parte del loro essere. Perché a me non mi chiamano più per travagliare, io che mi hanno agganciare, mi hanno dare. A lei non la chiamano più e chiamano loro? Certo, soldi poco, poco, no. A me soldi poco, a te poco, poco, due volte poco.
capito? Questo ha portato a quello che siamo ora. Io l'anno scorso sono andato a raccogliere le pere e chi mi ci ha portato mi ha detto a me: cala tu capello, e non dire manco una parola, e mi ha inserito in mezzo romeno per 100 euro a giorno, da quando giorno a quando scuro, perché il proprietario, se vedeva che era italiano, siciliano, non ne voleva. Però siccome io gli dico il bisogno a quanto ti porti, allora dice, chi c'è andai? Però dice, manco da fare di che, e mi fece partire, affrontiamo questo in italiano. Per questo io l'ho detto che hanno portato lì sempre. Allora, questo è un racconto che arriva da un'Italia così dimenticata, no? Così trascurata dai media, dal racconto della politica. Chi ci ha mai messo piede lì, no? Dentro quella tendopoli, no, Teresa? Non penso che sia una cosa legata soltanto a quel pezzetto di territorio, eh? Perché anche a Roma ci sono situazioni di questo genere, fa capire anche nei altri luoghi del sud. Perché il reddito di cittadinanza sia un miraggio a te, no? Sì, qualcosa però che diventa... voglio dire, posso dire una cosa? Da quello che abbiamo visto, a me sembra che la richiesta, a parte il fatto che è stato introdotto il tema dell'immigrazione, quindi della divisione del lavoro, se si può scomodare questa parola lavoro... La guerra dei poveri. La guerra dei poveri. Ma mi sembra che la richiesta più forte che si evince da quello che abbiamo visto è una richiesta di lavoro. Bravo. Non è tanto una richiesta di reddito, di sussidio. Intanto perché il Sud ha avuto già una sua storia di io sto parlando del Sud adesso in particolare, una sua storia di assistenzialismo, c'è stata tutta la storia della Cassa del Mezzogiorno, dove andavano a finire i soldi e tutte queste cose qui. Ma diciamo che più che questo reddito di cittadinanza, che è sicuramente una proposta densa di fascino, mi sembra un po' complicata l'attuazione, visto le tabelle che abbiamo anche visto prima, ma io credo moltissimo che il Sud debba ricominciare proprio da se stesso, dalla forza lavoro che deve rinascere nel Sud. Però quelli chiedono il reddito di cittadinanza perché pensano che hai perso i diritti e il salario ormai è troppo basso, anche se c'è un lavoro, è un lavoro pagato troppo poco. Infatti, 2 euro e mezzo all'ora. La questione è questa, come si fa a creare posti di lavoro in quei posti lì? Purtroppo non ci sono molti modi, quello che si è sempre usato in Italia, che forse è l'unico in territori poco competitivi, è metterci delle imprese che operano in perdita ma creano posti di lavoro. Questa cosa non è a costo zero, ha un costo enorme di debito pubblico che paghiamo noi. Il reddito di cittadinanza è un approccio diverso, noi cittadini italiani che abbiamo 200 miliardi di euro di... Cioè lo Stato paga per creare lavori. Paga per creare lavori finti. Sì. Ok? Allora, il reddito di cittadinanza, dal punto di vista filosofico, muove da un'altra premessa. Se io ti do 800 euro al mese, 780 euro al mese, tu stai su un livello di dignità minimo che non ti fa scivolare al livello dell'immigrato clandestino che raccoglie le arance. Puoi decidere se andare nei campi o no a quel punto... Non sei costretto a essere ostaggio del caporale e diciamo sei anche più libero di lavorare anche per quei 30 euro al giorno e magari lo fai anche più, come dire, scegli con maggiore libertà e non sei costretto a subire i ricatti. Questo, diciamo, se tutto funziona come dovrebbe funzionare, dovrebbe spingere le imprese o questi qua a pagarti di più, perché tu puoi dire di no. E diciamo genera un po' di consumi che genera un po' di crescita eccetera eccetera. Questo è il modello virtuoso. C'è un problema però di fondo. C'è un problema di fondo. Il progetto dei 5 Stelle si regge sull'idea che noi prendiamo quel signore col cappellino che ci spiegava com'è la sua vita, lo mandiamo a un centro per l'impiego e lo formiamo per cosa? Cioè, è quello il problema, che l'idea di formazione di qualcuno
che è completamente fuori dal mondo del lavoro. È complicatissima, non si può prendere la moglie di quel signore, starà sicuramente a casa e non avrà mai lavorato in vita sua. Come lei mette nel mercato del lavoro? Queste sono obiezioni. Tutto tu questo è complicato. No, sto soltanto tu dicendo. Sei giovane. De Masi, siamo d'accordo. Tu devi sto risolvere dicendo, il problema. De Masi, non sto dicendo devi che non sto sottovalutando il problema. Trova sto una dicendo, soluzione. Sto dicendo semplicemente che il reddito di cittadinanza non è, diciamo, non può essere solo uno strumento per immettere o per stimolare le persone al mercato del lavoro, ha una dimensione anche assistenziale. Questo i 5 Stelle l'hanno, diciamo, un po' nascosto nella campagna elettorale, ma in tutto quel sud lì, il reddito di cittadinanza è una misura assistenziale, non è un ammortizzatore che ti rimette nel mercato del lavoro. E il resto è solo un dato di fatto. Premesso che, visto quello... Lei è favorevole o no al reddito di cittadinanza? Premesso che, con quello che ho detto prima, io non posso che pensare che qualsiasi provvedimento avvicini i poveri ai ricchi e diminuisca la forbice non può che essere benvenuto. Sull'applicazione dello stesso ho seri dubbi, come li ha anche il professore, mi pare, perché non è così semplice da applicare una cosa di questo genere. Però così, a naso, guardando quei numeri, fino a quando noi rimaniamo nell'euro, quello dei 5 Stelle rimarrà un sogno. Ma non è vero. Prego. Abbiamo trovato 10 miliardi dell'anno per gli 80 euro, come voglio dire, il reddito di cittadinanza se ne costa 15, sono forse una 29, volta e mezzo gli 80 euro. Chi lo sa. Io ma intanto ritengo, si possono continuare. Ma non ce lo permetterà, l'Europa, chiaramente. Voi dovete risolvere di fare il problema. Una cosa di questo genere. Scusate, il tema è culturale prima che economico. Cioè, noi dobbiamo dare questi 780 euro o dobbiamo creare un'economia competitiva che permetta di trovare il lavoro più facilmente in quelle zone? Cioè, questa è la grande opzione, la divisione, no? Il mercato che distrugge posti di lavoro non è in grado di... Cioè, abbiamo sentito prima, no, Richetti, la posizione del Partito Democratico, dall'altra parte della barricata rispetto ai 5 Stelle, è questa. Noi non possiamo dare soldi alle persone perché non facciano, dobbiamo invece incentivarle a lavorare. Il PD è il partito più a destra che c'è oggi. Questa è l'opzione dall'altra parte. Lei da che parte sta? Io sto dalla parte di coloro che hanno paura che ci sia una rivolta sociale. E quindi tutte le cose che possono servire a calmare gli animi, io sono da imprenditore che vede lontano, scusate. Da imprenditore che vede lontano. Perché se io dovessi pensare ai miei interessi personali, dovrei dire che sono nettamente contrario. Ma poiché io penso al di là della mia vita e penso alla vita dei miei figli, eccetera, io temo che noi siamo in grave ritardo rispetto ad un grande evento. Sono 73 anni che non vediamo un grande evento. Prendete in mano un libro di storia e ditemi quando mai c'è stato un periodo dove per 73 anni noi non abbiamo avuto grandi eventi. Io temo un grande evento. Dicevo prima. Cosa sarebbe questo grande evento? Ma scusi, quando è stata la rivoluzione francese? La rivoluzione. Quando è stata questa la rivoluzione francese? Lei crede che il giorno prima della rivoluzione francese si sarebbero mai... Se lei vede un livello di conflitto latente, sociale ma sicuramente, ma i forconi 4 anni fa, ve li siete già dimenticati. Scusami Barbara, dammi una mano a capire. Intanto ti voglio chiedere, io volevo solo dire un'altra cosa. In Gran Bretagna, no? Dopo, intanto come si fa con i poveri, cioè se esiste un reddito di cittadinanza, ma soprattutto esistono diseguaglianze così forti? Cioè in Italia ti impressioni perché tra, diciamo, Milano e Paternò sembra di trovarsi veramente in due continenti, non solo in due nazioni diverse. In Gran Bretagna ci sono diseguaglianze di questo genere e come le affrontano? Allora, mia madre è di Gela, perciò non mi impressiona così tanto, anche perché non è solo chi va a prendere l'arancia, ma io conosco tantissime persone di Gela con lauree e esperienze di lavoro che ovviamente non vanno da nessuna parte, anzi no, vengono a Londra. Allora, in Inghilterra c'è stato il caso, si è menzionata la Margaret Thatcher prima, ovviamente Margaret Thatcher ha un po' distrutto le miniere e tutte le parti negli anni Ottanta con i sindacati. Perciò ci sono ancora delle parti dell'Inghilterra dove veramente quelle società non si sono mai rimesse in sesto. E in Inghilterra, come in molte parti del Nord Europa, la Scandinavia è l'esempio ovvio, ci sono tantissimi sussidi di tutti i tipi. Quando io sono cresciuta in Danimarca, quando sono andata a Londra per l'università, ogni mese mi arrivavano l'equivalente di 400 euro nel mio conto in banca, dalla Danimarca. Io ho chiamato e ho detto, io non ho chiesto niente, e loro dicono, no, tu sei maggiorenne, tu stai studiando, certo. Perciò questi soldi tu li avrai per 4 anni di università. Perciò questa è la Danimarca. Però ovviamente, quando tu dici la scelta tra il sussidio o la economia che funziona... Competitiva. Tutti e due devono andare mano nella mano.
Perché allora sì, se è una cosa temporanea, va bene. Cioè, a me piange il cuore perché conosco quelle terre a livello personale e io non sono un economista, perciò non voglio... Ma io non capisco da dove dovrebbero uscire i soldi per fare quel lavoro in Italia. Perché io ho visto una volta, ho paragonato, ho pensato, chissà quanto più spende l'Inghilterra in queste cose sociali. Invece poi guardi, e in effetti è lo stesso. Però l'Italia non le spende. Ma in Inghilterra c'è una sorta di reddito di cittadinanza? Cioè, allora, no, si chiama Job Seeker Allowance. Hanno anche cambiato il nome. Perché poi l'altro problema è... Ok, a 750. Però lì ti pagano delle cose, no? Ti pagano l'affitto della casa, oppure ti pagano il riscaldamento, ti pagano gli studi, anni, no? Sì, se hai figli. Però da 18 anni, anche se tu non hai mai contribuito un giorno in vita tua, tu inizi ad avere soldi da 18 anni. Però loro ti spingono a cercare lavoro. Dunque, c'è un sistema che funziona in questo senso. L'anno scorso l'Inghilterra ha prodotto il 3,4% del prodotto mondiale. Noi abbiamo prodotto il 3,3%. Quindi il nostro, la nostra situazione, questa incapacità di risolvere i problemi sociali è incapacità organizzativa italiana. Non so se è chiaro. Ci sono anche state delle scelte politiche molto precise in Italia, certo, che hanno centrato il welfare sui pensionati, certo, e non sui poveri. Questa è una cosa, perché noi spendiamo un sacco di soldi anche di welfare, questo, non pochi, ma li spendiamo per i pensionati. Nelle pensioni complessive ci sono 16 miliardi che sono, diciamo, le pensioni sociali e invalidità, eccetera. Questo è un welfare assistenziale che noi abbiamo introdotto. Non è un caso se gli invalidi sono molto più al sud che al nord, non è una questione che nascono, non è un problema di genetica, è un problema che sono stati usati questi strumenti come succedanei del reddito di cittadinanza. Ora sono leggermente fare una riforma sensata di questo, che dia un ammortizzatore universale a persone che non avranno mai la cassa integrazione, la NASPI, eccetera, è una cosa sensata. Il problema è che questa cosa impone delle scelte, cioè da dove si prendono a dove si tolgono. Per esempio è difficile riformare sia la Fornero e fare il reddito di cittadinanza insieme, e poi, come dice De Masi, ci vuole un'efficienza amministrativa notevole, se no cioè, dobbiamo spostare i soldi dalle pensioni al reddito di cittadinanza, non so, cioè, non possiamo delle scelte di priorità, però questo è questo nella, questo nei, nei programmi dei partiti non c'è. Se può far capire, diciamo, un che la povertà così, scusate, non volevo dire che la povertà così estrema alla quale assistiamo in questi anni è comunque un fenomeno abbastanza giovane per l'Italia. No. C'è una ricerca, c'è una ricerca di una straordinaria inglese. Ma la ricerca dell'inglese, ma io vedo nella strada che di casa la mia. La miseria di Napoli era il doppio di quella di Roma. Vabbè, era un'altra quindi, era geologica. Certo, ma no, per dire che non è antica la cosa. Non sì, certo. Ma la situazione è la differenza dei welfare. Noi abbiamo in Europa quattro tipi di welfare. Quattro. Uno diverso dall'altro. E man mano che si scende geograficamente in Europa, il welfare coincide sempre di più con l'assistenzialismo. Ed è un fatto organizzativo. Certo. Cioè il fatto di avere un paese con governanti ignoranti non è una cosa da niente. Volevo solo finire il mio intervento prima, volevo dire che i paesi più a rischio sono i paesi come l'Italia, sono i paesi maturi, dove la gente che di oggigiorno non sa, si è dimenticata di com'era la realtà 73 anni fa. Nei paesi nuovi tipo l'Estonia, la Lettonia, la Russia, la gente sa perfettamente come si stava male fino a 20 anni fa e quindi accetta e ha di buon grado quello che ha adesso, lo apprezza molto. Gli italiani non lo apprezzano più. Se noi andiamo avanti in questo modo, non è un caso che De Masi, che io ho conosciuto questa sera e fa il sociologo, e io che faccio l'imprenditore la pensiamo allo stesso modo. Perché vediamo lontano, siamo preoccupati di quello che succederà, non domani mattina, non sul mercato dell'Algebris che dopo domani mattina venderà alla Omnibus. Se non ci fossero stati questi risultati elettorali, non saremmo parlando del Sud. Dicevo prima che quando ci sono 20 anni... Possiamo rimanere un attimo però al punto. Scusa, Linda, tu hai qualche altro dato sul reddito di cittadinanza che riguarda il lavoro nero? Accennava prima anche Stefano, il discorso è anche il sistema in cui viene calato questo reddito di cittadinanza, quindi ad esempio i centri per l'impiego, oggi i canali di ricerca del lavoro in Italia sono questi, quindi noi ci dobbiamo raffrontare a questo tipo di panorama. Cioè il primo modo di trovare lavoro in Italia sono gli amici, i parenti e i conoscenti, capito? Poi ci sono i concorsi pubblici, l'abbiamo visto con i ragazzi dell'INPS, i centri per l'impiego arrivano al 3%, quindi diciamo questo è il panorama
con cui ci dobbiamo confrontare. Cioè oggi soltanto il 3,4% dei lavori trovati in Italia vengono trovati attraverso i centri per l'impiego. Esatto. Quindi bisognerebbe fare un'operazione colossale di modifica. Posso dirvi un caso di centro dell'impiego? Allora, una mia nipote in questi giorni doveva tramite il centro dell'impiego avere un lavoro. Sapete il centro dell'impiego di una ragazza di 25 anni che abita a Via Nomentana dov'è? È a Tivoli. Quindi deve... Non so se è chiaro. Quindi... A Berlino ce n'è uno per ogni quartiere. E questo è un punto. Ora, Teresa, do la pubblicità e poi però annuncio già qual è il tema. Noi dobbiamo però chiarirci una volta per tutti su che cos'è questa operazione dei 5 Stelle sul reddito e cittadinanza. Perché una cosa è dare dei soldi per far ripartire il lavoro, cioè mettere, certo, io ti do 780 euro per farti uscire da una condizione di povertà, per farti cercare lavoro, per inserirti nel mondo del lavoro e creare, diciamo, un circolo virtuoso. Quello che spiegava. Un'altra cosa è dire, la situazione disperata non è convertibile, tu hai il tuo lavoro nero, che però ti fa vivere in una situazione comunque degradata e disagiata, ti do un po' di soldi, mi prendo il tuo voto, aspetto, cerco di... No, sto dicendo, questa è come viene visto da una parte, diciamo, stai così, non ti do tanto un orizzonte, diciamo, diverso, ti faccio vivere in questa situazione, sono la nuova democrazia cristiana, diciamo, in quel senso deteriore che si diceva, cioè ti assisto, faccio che... accetto che tu più o meno lavori un po' al nero, un po' prendi il sussidio, certo, così come un tempo si prendeva ancora oggi la pensione di invalidità, la finta invalidità, certo, eccetera, eccetera, e così l'uomo campa, crea un grande bacino di consenso, prende un sacco di voti, ma nulla cambia. Dobbiamo capire, nella testa di Di Maio, dei 5 Stelle, qual è la natura vera di questa operazione. Non, certo, è una domanda banale, perché o, certo, sei la nuova democrazia cristiana o sei il primo che capisce che il mondo del lavoro è cambiato, che bisogna comunque, diciamo, intervenire con uno strumento nuovo. Io farei una cosa, darei la pubblicità e poi ripartirei, certo, da questa domanda che secondo me è essenziale da capire. Tra poco. Sono entrambi le cose. È chiaro che dove c'è quella situazione... C'è oggi un articolo bellissimo, Stefano Feltri, secondo me, di Roberto Saviano su Repubblica, che analizza proprio questa valanga di voti per 5 Stelle al Sud e lo sintetizza un po', insomma, le persone del Sud abbandonate, diciamo, dalla sinistra, abbandonate, diciamo, dai grandi orizzonti, dai grandi progetti, chiedono alla politica dei 5 Stelle di dire adesso pensate a noi, pensate prima a noi e dateci il reddito, dateci quello che ci spetta per vivere adesso, magari non grandi orizzonti di crescita e cambiamento, ma qualcosa per sopravvivere oggi. Questo però si chiama assistenzialismo, no? E in questo senso, chi dice che i 5 Stelle sono una nuova DC sbaglia? Secondo me no, per varie ragioni. La prima è che la DC era complementare al Partito Comunista, era un partito molto trasversale che attraversava i ceti sociali. Diciamo, era un partito degli imprenditori, ma anche, diciamo, degli ultimi. 5 Stelle questo stanno provando a farlo, come tutti i partiti populisti parlano al popolo come se non ci fossero interessi contrapposti, ma fossero tutti, come dire, persone con gli stessi bisogni. I 5 Stelle stanno anche rispondendo a una domanda a cui il PD, il centrosinistra, non riesce più a rispondere. La proposta caratterizzante di liberi uguali, cioè la nuova sinistra, è stata abolire le tasse universitarie. Cosa se ne fanno le persone che competono con i migranti che raccolgono le arance dell'abolizione delle tasse universitarie? Nulla, ovviamente. A quelle persone lì parlano i 5 Stelle e parlano di una misura che è, in molte zone, in molti contesti, sicuramente assistenziale. Dobbiamo dircelo, non è che il reddito di cittadinanza rende competitivi sul mercato del lavoro quelle persone o gli aiuta a trovare lavori, che poi dove stanno sti lavori? Se c'erano li trovavano anche da soli, non no? Li riqualifica. Quindi, riqualificare una persona è una cosa complicatissima. Prima avete intervistato delle persone che lavorava in un call center che ha chiuso. Quelle persone lì non è che domani possono andare a fare i ricercatori di fisica quantistica o anche soltanto a fare le segretarie se non l'hanno mai fatto e non sanno usare magari dei software gestionali di uno studio legale o di un commercialista. Riqualificare una persona ci vuole
tanto, cioè ci sono le università che qualificano le persone, si possono aggiustare alcune cose, cioè un operaio metalmeccanico che può passare da un settore all'altro, ma sono cose complicate. Ma qui quindi sembra che tutto il sud sia quella roba. No, sto dicendo, De Masi, sto dicendo, io sono d'accordo che il reddito di cittadinanza è uno strumento utile, sto soltanto dicendo che in molti casi il sud ha 25.000 sì, voglio solo finire, in molti casi aiuta le persone a transitare da un lavoro all'altro, in alcuni casi è solo assistenza, quindi per rispondere alla tua domanda, Corrado, ha sicuramente una dimensione assistenziale, questo dobbiamo dircelo, ma è anche una misura che può aiutare alcune persone in una fase in cui tutto il nostro welfare è tarato sui lavoratori dipendenti a non finire in povertà quando perdono un lavoro. Ma questo reddito di cittadinanza, per come lo vedono i 5 Stelle, assorbirebbe tutte le altre aiuti? Questo non l'hanno mai spiegato. Nel senso che, perché oggi è tutta una serie di aiuti. Nell'intervista di Di Maio al mattino, li assorbirebbe. Li assorbe tutti. Sì, però c'è non assorbirebbe no. Ovviamente la cassa integrazione nel caso in cui uno perde il lavoro. Anche la cassa integrazione in una fase. Però c'è una cosa da dire. Sarà una deformazione professionale, guardo alla base di riferimento, diciamo. La base di riferimento dei 5 Stelle, che comunque hanno il 20% al nord, non è che al nord non hanno nulla. Al nord hanno più del PD in tutto il paese, non so se è chiaro. Quindi è spalmato su tutto il paese, con maggioranza nel sud. La base di riferimento dei 5 Stelle è fatto di operai, disoccupati, giovani studenti, giovani che hanno perso, hanno finito gli studi e non hanno ancora trovato lavoro. Quella base lì, se ci pensate bene, somiglia molto non alla base di riferimento della Democrazia Cristiana, ma alla base di riferimento del Partito Comunista fino all'epoca Berlinguer. Somiglia a quella cosa lì, né più né meno. Quindi vedi una matrice di sinistra. No, esistono due cose per dire se una cosa è sinistra e destra. Esiste la struttura e esiste la cultura. Allora io posso essere poverissimo e ragionare come se fossi un miliardario. Allora sono strutturalmente proletario e poi ragiono come un borghese. Ecco, e allora strutturalmente, i 5 Stelle sono strutturalmente come il PC. Non c'è il minimo dubbio. Ho fatto il paragone con uno studio del Cattaneo proprio dell'epoca di Berlinguer, è la stessa, diciamo, composizione di base. I 5 Stelle sono di due competitor, i due populismi sono uno fiscale e uno stato minimo. Siccome è complesso, e credo che una parte degli ascoltatori queste cose non è il loro mestiere. Allora, bisogna distinguere molto bene la situazione strutturale di classe e la situazione culturale. La situazione strutturale di classe della base di riferimento dei 5 Stelle è lo stesso del PC all'epoca di Berlinguer, né più né meno. Non so se è chiaro. Che cosa si è spostato? All'epoca in cui ci fu lo streaming 2013 con Bersani, la composizione del PD era ancora abbastanza quella, però i 5 Stelle non erano maturi per fare l'incontro. Ora i 5 Stelle sarebbero pronti perché hanno una base ben consolidata di quel tipo. E invece il PD è passato prima da Partito Comunista a Socialdemocratico, poi con Renzi da Socialdemocratico a Neoliberista. La base sono i parioli in questo momento e ovviamente i parioli con le periferie con non Paterno possono hanno poco a che fare, diciamo. E questo è il problema. Lui è talmente bravo, io lo conosco. Abbiamo suggellato, diciamo, sera, stasera un'alleanza, diciamo, qui tra Preatoni, tra Preatoni, che è quasi un'alleanza Lega 5 Stelle. Sì, però Lega 5 Stelle. No, Lega, cioè, perché abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione della possibile alleanza PD 5 Stelle. Qui Preatoni De Masi siamo quasi un po' al Salvini Di Maio. In realtà, se si parlassero per mezz'ora in più, scoprirebbero le differenze. Perché, diciamo, il populismo leghista è quello dello Stato minimo. Io non ho mai detto di essere leghista, però. Perché dovremmo scoprire le differenze? A me non è mai neanche venuto in mente quale partito. Non ne voglio mettere un'etichetta, ma il modo di pensare, diciamo, mi ricorda un po' quello. Ma perché imprenditori anche leghisti, ma no? Perché la base da cui noi partiamo è la stessa che la base sociale. Voi parlate delle volte, come ho sentito prima da qualcun altro, dei mercati, parlate della politica, della suddivisione dei voti, eccetera. Io sono preoccupato per gli aspetti sociali, io l'ho già detto tre volte prima, lo ripeto una quarta volta, tutti i discorsi questo che stiamo facendo. Questo paese salta per aria, se no, dice. Ma voi vedrete che sarà così, prima o poi, inevitabilmente sarà così. Se noi continuiamo ad allargare la forza,
forbice tra ricchi e poveri. No, però non mi dica del Settecento, parliamo di oggi. De Masi parte sempre... Mi lasci finire da Formelli. C'è l'excursus storico qua. Io anche posso partire dal 1860. No, vi prego, partiamo da oggi. Teresa Dessio. Teresa Dessio. No, però gli illuministi dissero se non cambiate vi ammazzeranno. E ne furono ghigliottinati 23.000. Speriamo che la ghigliottina non ci sia più adesso. Ne furono ghigliottinati 23.000, quello stiamo dicendo noi due. Teresa, ma questo Sud che, diciamo... Si getta tra le braccia di Di Maio, che cosa... Del mio quasi compaesano Di Maio. Bravo. Perché? È perché lui è di dove? Pomigliano d'Arco. È di Pomigliano d'Arco. Tu di dove sei? In Napoli, sono Napoli, Napoli io. Proprio. No, Napoli. Pensavo di qualche paese di... No, vabbè, Napoli quasi, c'è... però, insomma, cioè, diciamo, l'aria più o meno è quella. Sono io degli... Quindi che cosa succede che... per questi giovani, poi questi poveri, questi braccianti, queste persone che lavorano, che abbiamo visto, che cosa... Cosa sperano che possa cambiare? Sperano. Punto. Sperano. Cioè, è chiaro che, voglio dire, questa quello che il risultato di questo agone politico, da queste votazioni, è proprio la chiara descrizione di una speranza. Di una speranza, no? Cioè, 5 Stelle comunque non hanno una storia già... sfracellata, scusatemi se uso questo brutto termine, però già una storia sfracellata alle spalle, quindi si presentano comunque come, mi viene detto come una forza nuova, ma poi cioè, è meglio che non dico questa cosa, però comunque diciamo come una nuova forza. Poi in Campania c'è anche un altro elemento. Me la faccio parlare però. Sì, sì. Se... Lo so parlare. Scusa, mi sono scordata che stavo dicendo. No, è che quindi nuova. La forza, no, la nuova forza, la nuova come una nuova forza che fino a oggi, malgrado le opportunità che abbia avuto già 5 Stelle negli scorsi anni, non si è compromessa con la governabilità, insomma, no? Diciamo uno delle critiche che sono state fatte a 5 Stelle era proprio il fatto che quando hanno comunque vinto nelle elezioni precedenti non hanno appoggiato, non sono entrati, sono voluti rimanere fuori, no? Dagli certo, schieramenti. Non hanno voluto fare accordi. Non hanno voluto fare accordi. La porta infatti sbattuta a Bersani, insomma, esatto, non ce la ricordiamo insomma, bene. Questa cosa qua. E quindi in questo senso loro hanno voluto mantenere una... diciamo una verginità che secondo me li ha molto premiato 5 Stelle in questa tornata elettorale qui. E quindi ritorniamo alla parola speranza. Però bisogna capire, no, qui adesso che cosa faranno, no, Stefano Feltri, perché cioè, il problema, la parola legalità è una parola molto impegnativa, nel senso che nel Sud c'è un antistato molto forte, nel Sud c'è un'illegalità molto diffusa. Io torno alla domanda iniziale, fondamentale. Cosa rappresenta questa promessa? Una promessa di continuate a fare un po' quello che volete, vi aiuteremo un po', oppure tu credi che oggi ci sia una componente di cambiamento davvero forte nel progetto, nel programma dei 5 Stelle? Cioè tu vedi, ripeto, cosa vedi di nuovo in questi 5 Stelle che vincono le elezioni e che appunto si affacciano al Sud? Che cosa vedi di nuovo? Loro sicuramente hanno mantenuto una caratteristica populista, nel senso di considerare il popolo tutto un insieme uniforme, ma sono riusciti a parlare a persone molto diverse, sono risultati credibili a chi chiede reddito di cittadinanza al Sud, ma Di Maio è stato molto anche al Nord, e una cosa che devo dire, la cosa che a me è piaciuta meno del programma dei 5 Stelle è che è completamente sparita ogni accento sulla lotta all'evasione fiscale, eccetera. Questo è un punto cui volevo arrivare, no? Che ha dato molto forte. Cioè il tema dell'abusivismo, il tema dell'evasione fiscale, che sono temi molto scottanti, e quando io parlo di illegalità parlo anche di questo, no? Nel Sud, per esempio, l'economia al nero è molto ampia, gira tanto. C'è molto nero, c'è un abusivismo edilizio pazzesco. I 5 Stelle su questo, secondo te, danno delle risposte, secondo oppure me... si adagiano, rischiano di adagiarsi sul sistema? Diciamo, non, soprattutto sull'evasione fiscale non hanno dato messaggi netti, e neanche sull'abusivismo in maniera particolare, però va detto che
i loro competitor invece parlavano di, vediamo, il maxi condono fiscale più grande della storia, il centrodestra, il centrosinistra ha fatto la voluntary disclosure. E non hanno preso i voti, non hanno preso quindi, più insomma, voti di loro ugualmente. Diciamo, sono comunque, non hanno dato nessun incentivo neanche nell'altra direzione. Allora vi faccio vedere una cosa che fa arrabbiare tantissimo adesso Barbara, perché è chiaro che se poi nel cuore, diciamo, del potere siciliano, del sistema siciliano che è l'ARS, cioè l'Assemblea regionale della Sicilia, le cose continuano a funzionare così, poi è evidente che, diciamo, i 5 Stelle continueranno a prendere sempre più voti. Guardate che cosa ha trovato Chiara Bilitteri. Il taglia taglia, taglia taglia, viva viva il risparmio, viva la povertà, non è qualcosa che mi appartiene e non sarà così. Appena eletto, Gianfranco Miccichè è molto chiaro, di tagliare le spese del palazzo non se ne parla. Eppure, l'Assemblea regionale siciliana costa più di qualsiasi altro consiglio regionale italiano, 144 milioni di euro, più del doppio che in Lombardia. Di questi soldi, la metà finisce direttamente nelle tasche dei dipendenti. Nessuno mi chiede ancora di tagliare stipendi ai dipendenti, di licenziare gente perché dobbiamo risparmiare. Ma l'Assemblea siciliana quanto lavora? Dall'inizio di questa legislatura i deputati hanno trascorso in aula 11 ore al mese e hanno approvato una sola legge. Fino a 4 anni fa il segretario generale guadagnava 500.000 di euro l'anno, più del doppio di Angela Merkel. Ma dal 2014 anche a Palermo arrivano gli effetti del cosiddetto tetto Monti. Per i deputati 11.000 euro lordi al mese. Loro la prendono così. Perché, caro Presidente, ognuno ha la sua dignità. E non mi si può dire che devo venire qui con l'autobus, perché non ho il tempo neanche di prendere l'autobus. O non mi si può dire che io mi devo mangiare il panino. Me lo mangio quando è il caso, ma se non è il caso io vado al ristorante e lo pago con i miei soldi. Perché queste somme, cari amici, viene sommata poi al tuo reddito individuale, che già è per la liquida massima, quindi quella indennità netta in busta, poi vorrei vedere a quanto ammonta. Allora, cari colleghi, cerchiamo di riacquistare la dignità del nostro ruolo e va di quello che noi rappresentiamo, ossia il popolo siciliano. La stessa legge impone dei tetti anche per i dipendenti. Segretario generale prendeva 240.000 euro. Stenografi? 204. Segretari 193. Coadiutori 148. Tecnici 133.200. E assistenti 122.500. E per sfuggire al tetto degli stipendi, che cosa si sono inventati i dipendenti dell'ARS? C'è stata una vera e propria fuga dall'Assemblea regionale siciliana, i dirigenti che avrebbero visto decurtato il proprio stipendio, appunto, con l'introduzione del tetto di 240.000 euro annui, hanno deciso di andare in pensione con gli stipendi che superavano appunto i 240.000 euro. Ecco la soluzione, tutti in pensione. Così chi guadagnava più del tetto continua a farlo. E per chi non aveva ancora l'anzianità, uno scivolo ad hoc. Ci rimetti qualcosa, ma sempre meno che accettando il taglio allo stipendio. Perché devi venire a lavorare qua quando puoi prendere la stessa cifra standotene a casa in pensione? C'è solo un piccolo problema, le pensioni l'ARS se le deve pagare da sola. Quindi sostanzialmente la gente, quello che pagava l'Assemblea regionale siciliana per gli stipendi continua a pagarlo per le pensioni. E per chi non ha preso né scivolo né pensione, al lavoro un clima d'inferno. Ah, considera che qui non c'è più gente serena. La serenità è scomparsa nel 2014. Finalmente, dal 1 gennaio 2018, il tetto Monti per i dipendenti dell'ARS è decaduto. Stipendi liberi per tutti. Ma la pacchia dura solo 2 mesi e i tetti vengono rimessi. Ma pensi che in questa situazione mi farei il culo come prima? Non sarà così. Io mi rinchiudo in questa stanzetta e vaffanculo. Io da sindacato devo far rispettare le mie rivendicazioni, non quello della pancia della gente. La pancia della gente mi dispiace, non è un mio problema. Ma non è, però non è un mio problema, è un problema della politica. Dobbiamo anche continuare a lavorare serenamente, non possiamo venire ogni giorno a leggere le prime pagine dei giornali, stipendi dell'ARS, cioè, è anche un problema, diciamo, di pressione psicologica. A rasserenare gli animi turbati dei dipendenti ci pensa lui. Ve lo ricordate? L'onorevole Assenza. Non mi si può dire che io mi devo mangiare il panino. Me lo mangio quando è il caso, ma se non è il caso io vado al ristorante e lo pago con i miei soldi. La proposta in campo in questo momento è mantenere i tetti
escludere dai tetti solo alcune indennità. Il frutto della sua mediazione è questo: il tetto rimane a 240.000 euro, ma le indennità restano fuori. Risultato? Da 240.000 euro l'anno, i dipendenti potranno arrivare a guadagnarne fino a 300.000. Il taglia, viva il risparmio, viva la povertà, non è qualcosa che mi appartiene e non sarà così. Capite che poi, come dice Teresa Vessio, se non mi sbaglio, hai detto che questo voto è stato una sorta di brigantaggio, no? Beh, sì, è una forza brigantesca. Io quando parlo di brigantaggio mi riferisco a un brigantaggio intellettuale. Sì, cioè, una ribellione proprio. Sì, è una ribellione intellettuale anche, no? Sul pensiero che è fondamentale, perché se non c'è un buon pensiero nella testa delle persone, nonché nella testa di chi ci governa o chi dovrebbe governarci, non si sviluppa nulla di positivo. Il pensiero viene prima di tutto, perché noi viviamo in un'epoca di depensamento totale in cui diamo un valore veramente eccessivo agli oggetti. Mi sembra sgarbato dire, soprattutto all'Arts. Barbara, io non so se esistono sprechi del genere in Gran Bretagna, ma questa credo che costerà più anche di Buckingham Palace. Mi ricordo che ho fatto una volta un'intervista sul libro La Casta con Stella, e dove lui menziona, no, che Buckingham Palace costava meno del governo italiano, finisce l'intervista e i miei collaboratori non italiani dicono: ma è vero, ma come è possibile? E perché non cambiano? Cioè, io guardo questo, e da mezza siciliana ovviamente so tutto il contesto che c'è dietro, ma se io avessi la testa da nord europea, parte della Commissione europea, metti, tu guardi questo e dici: come può l'Italia, il terzo paese dell'eurozona, tollerare questo? Cioè, se noi sappiamo di tutti i dati che ci sono stati dati ora, cosa sta succedendo? Com'è che sta cambiando la situazione? Perché ovviamente non può cambiare dal luogo, deve venire dal governo centrale. Cosa sta succedendo per cambiare questo? Che se la risposta è niente, ovviamente non cambierà mai niente. E perché lì c'è tutto il discorso dell'autonomia siciliana, eccetera. Preatoni e Feltri, su quello che abbiamo visto. Abbiamo visto Paternò e abbiamo visto Lars, no, a Palermo. Morale della favola? Che sono contento di aver fatto i miei ultimi investimenti negli ultimi 10-15 anni fuori da questo paese, perché secondo me il problema è assolutamente irrisolvibile. Non credo. Mi dispiace, perché il mio paese, vedere certe cose, certe contraddizioni, veramente mi fa male, però io devo ragionare in modo lucido e freddo, e non mi viene da fare il tifo, ma mi viene da fare evidentemente delle considerazioni fredde, e quindi io dico: dirigo i miei investimenti, tanto per rispondere a Feltri prima, che diceva che ci volevano degli investimenti, gli imprenditori che facevano, ma con questo tipo di condizioni, ma perché un imprenditore dovrebbe fare degli investimenti? Io ne ho fatto uno in Sicilia, che è costato 64 milioni, e mi sono pentito, insomma. Però, voglio dire... Chissà se un governo magari 5 Stelle, la lotta agli sprechi dovrebbe essere uno dei punti fondamentali del loro programma, no? Sì, questo, Stefano Feltri, questo... anche se all'Ars siciliana non governano loro adesso, insomma, quindi... Diciamo che però gli sprechi, quelli che per qualcuno sono sprechi, per qualcun altro sono redditi e stipendi, come abbiamo visto, panini, ristoranti, eccetera. Toccarli non è semplice, il modo migliore è migliorare l'efficienza. La vicenda delle restituzioni degli stipendi dei deputati dei 5 Stelle non li ha minimamente penalizzati nelle urne, il fatto che qualcuno invece se li fosse tenuti, ma ha rivelato un dettaglio: anche, diciamo, essere virtuosi richiede competenze ed è complicato, bisogna fare le procedure giuste, altrimenti rischi l'effetto boomerang. Certo. Quindi adesso che i 5 Stelle hanno la possibilità di applicare, diciamo, le loro ricette, forse su scala nazionale, diciamo, tutti gli danno il beneficio delle buone intenzioni, ma poi bisogna ottenere i risultati. Questa seconda parte è dove verranno misurati
Tra l'altro, Stefano, domani sul Corriere della Sera, intervista esclusiva a Luigi Di Maio, vero? Linda, ci sono delle anticipazioni, che cosa dice Di Maio sulla questione del governo? Intanto dice che sul DEF vedremo subito chi ci sta, quindi ad aprile c'è il DEF da approvare e quindi sarà un primissimo banco di prova. Documento di economia e finanza. Ci sono le parole di Mattarella, dice Di Maio, quello del Capo dello Stato, un richiamo sacrosanto, in ballo c'è l'interesse del Paese, per noi viene prima di ogni cosa, siamo stati votati da 11 milioni di italiani, dunque questa è una responsabilità. Poi viene chiesto se eventualmente si possa inserire una nostra squadra, un governo di tecnici concordati con altre forze politiche, dice non vogliamo parlare di poltrone, dice Di Maio, torna a ripetere qui c'è in ballo l'interesse dei cittadini e quindi parliamo di temi, di punti di programma, eventuale convergenza, dice vogliamo agire da subito, entro il 10 aprile deve essere presentato il DEF su un'eventuale alleanza con i democratici, glissa, lo scrivono i giornali, ho sempre detto che parlo a tutte le forze politiche, nessuna esclusa. Bene, allora io adesso farei una cosa, tu hai raccolto una serie di bufale, no? La tua collezione ormai è una collezione infinita. Sì, tra l'altro le elezioni ci danno grande... Ci puoi dire quali sono le ultime che sono uscite? Sì, allora, intanto bufale diciamo politiche, vediamo questa la nostra sigla, quella del reddito di cittadinanza l'abbiamo già detta, poi ci sono le famose schede precompilate, questo come si può vedere non è la testata di Stefano Feltri ma è il fatto.it che è una testata satirica, ha pubblicato questo, Sicilia, trovate 500.000 schede precompilate con il simbolo del PD, ne verranno stampate di nuove, questa è stata veramente molto condivisa su tutti i social, l'articolo è stato condiviso 18.000 volte su Facebook in meno di un giorno, nonostante sia dichiaratamente una testata satirica, è stato condiviso anche da un deputato dei 5 Stelle, Matteo Dall'Osso, che appunto ha pubblicato questo post del fatto e subito dopo ha detto tocca anche... querelarli questi. No, dico sì. Subito dopo ci si è scusato. Un po' di soldi magari. Si è scusato, ha detto scusatemi, chi lavora può sbagliare, chi non lavora non sbaglia mai, diciamo quella assolutamente del... di queste schede precompilate con tanto di talloncino antifrode era assolutamente una bufala e quindi questa è la prima bufala elettorale, gli diamo il nostro timbro. E poi una cosa interessante, diciamo curiosa, abbiamo parlato tantissimo dei parenti di, soprattutto dei parenti di Laura Boldrini, tantissimi fake. Anche di Renzi, messi di Renzi in croce, la con cugini, parenti immaginari. Con stipendi milionari, adesso è il momento di Di Maio e quindi sui social c'è ad esempio questo. Questo è Oscar Di Maio, padre di Luigi, grazie al figlio è stato assunto come portaborse e guadagna 15.000 euro al mese. Anche qui tantissime condivisioni, si chiama veramente si chiama Oscar proprio Di Maio, Oscar Di Maio questo, ma non c'entra niente non con c'entra Di Maio. Non c'entra niente con Luigi. E soprattutto e quindi... non piglia 15.000 euro al mese facendo questa il suo portaborse. Questa è assolutamente un'altra bufala. Vabbè. E poi ci sono gli immigrati che non mancano mai, l'immigrazione l'abbiamo raccontata tantissimo, lo faccio vedere velocemente. Piacenza, africani chiedono al prefetto 2.000 euro al mese. Questa anche è stata molto condivisa, addirittura la polizia postale ha dovuto spiegare che si tratta di una vecchia storia del 2013, peraltro non era 2.000 euro al mese ma era un bonus di 2.000 euro, peraltro concordato con il Ministero dell'Interno, non c'entrava niente assolutamente, in questo momento nessuna delegazione di africani non è andata da nessun prefetto di Piacenza e quindi lo vediamo la smentita della polizia che addirittura ha dovuto dire che la notizia è assolutamente falsa, bufala anche in questo caso. E va bene, allora prima di ringraziarvi diciamo per aver almeno contribuito a capire, si è capito qualcosa di più del reddito di cittadinanza, professore? Si è capito qualcosa di più stasera? Sì, qualcosa di più, volevo però dire qualcosa di speranza per l'imprenditore che se ne va dall'Italia. Che vuole andare in Estonia ormai. Il voto di questi giorni dimostra però anche una cosa, il rifiuto di una classe dirigente nel sud che non piace, sono le classi dirigenti che hanno fatto del familismo il loro modo di organizzare il loro potere e così di seguito. Quindi forse qualcosa di buono sta avvenendo. Posso rispondere?
Lei ha perfettamente ragione, e se io dovessi fare il tifo per l'Italia, non avessi degli azionisti a cui rispondere, farei come dice lei. Ma se lei va in un paese qualsiasi del sud, lasciamo perdere quale, e fa un investimento immobiliare, e lei chiede per esempio di avere l'accesso al mare come si deve, e dopo 7 anni non le viene dato, e poi dopo magari se lei, voglio dire, c'è la capa dei vigili che se per caso lei non accetta di farla venire a mangiare gratis, fa le multe in modo se quelli della Guardia di Finanza mi dicono, la guardiania, se non la fai fare quello che dico io ti rompiamo le scatole. Lei capisce che l'imprenditore si scoraggia, insomma. Bene, Damiano Rizzi qui con me per cortesia, che è un amico, ci viene a trovare sempre nei momenti più importanti. Damiano Rizzi è il fondatore di Sole Terre, che è una straordinaria organizzazione non governativa. Che cosa fa? Di che cosa si occupa? Ricordalo. Noi siamo in emergenza perché aumentano i tumori nel mondo, quindi aumentano i bisogni e aumenta il numero dei genitori che ci chiedono aiuto in 5 paesi del mondo, compresa l'Italia. Quindi in questo momento ci sono molti genitori che stanno guardando la televisione, Corrado, perché abbiamo parlato di te e che siamo qua, e 40 bambini che possono iniziare le cure, e altrimenti non le inizierebbero grazie agli SMS che possono arrivare questa sera. Vogliamo vedere un attimo intanto il video. Io da grande voglio fare il torero. Io il chirurgo. Il pugile. La diva. La rockstar. Io da grande voglio fare la cuoca. Se divento grande. Sono Natasha Stefanenko e insieme a Sole Terre sono impegnata nell'aiuto dei bambini malati di cancro. Servono diagnosi e chemioterapie. Invia subito un SMS al numero 45520. Se ci aiuti a farle diventare grandi, sei veramente un grande. Conosco da molti anni Damiano, ho visto come lavorano. 45520 per poter curare i bambini nei paesi dove i soldi per le cure non ci sono, per le famiglie che i soldi non ce li hanno. Puoi salvare una vita, puoi curare un bambino, e molto spesso le cure proprio sui bambini malati di cancro sono particolarmente efficaci, se appunto questi tumori si affrontano in tempo. 45520, inviate un SMS o potete chiamare anche da rete fissa per fare una donazione. Sì. Da oggi da è, adesso attivo. È attivo, da questo momento fatelo, perché è veramente un'organizzazione straordinaria. Grazie. E anche in Italia ci sono degli ottimi medici, molto spesso abbandonati dalla politica, non esistono negli ospedali italiani molto spesso psicologi strutturati. Io lavoro nella prima linea di un ospedale italiano che è San Matteo di Pavia e vediamo tutti i giorni proprio questo bisogno di poter dare un sostegno psicologico ai bambini, ai genitori, ai medici, agli infermieri, e anche in Italia lo stanno facendo le associazioni umanitarie e le altre associazioni. Quindi l'appello è proprio anche per i bambini italiani, oltre che per i bambini di tutto il mondo che sono bambini, dateci una mano, perché altrimenti questi bambini non solo non si cureranno ma rischieranno di morire. Grazie Damiano, 45520 per Sole Terre. Grazie a tutti voi, grazie davvero, grazie Barbara, ci vediamo presto, professor De Masi, Teresa De Sio, Ernesto Pratoni, ora dove va? In Estonia? Dove va? A breve andrò a Dubai. A Dubai. Ma non a fare vacanza, e vado a lavorare. Ricordo di Stefano Feltri, populismo sovrano, i populismi si alimentano di un'illusione che può essere pericolosa, il recupero della sovranità, non si tratta di una promessa che non si può, ma si tratta di una promessa che non si può mantenere, perché le leve del potere sono ormai inesorabilmente altrove. Einaudi, questo è il libro di Stefano, vale la pena leggerlo perché è uno dei giornalisti economici più informati che abbiamo nel nostro paese. Grazie. Grazie Stefano, noi grazie. Il nostro viaggio in Italia lo continuiamo, perché comunque questo voto ci dà l'opportunità di scoprire che paese siamo diventati. Ci vediamo giovedì prossimo, buonanotte a tutti.